Senza luce. Buonasera. So che mi sentite. E io sento voi, come al solito. Vorrei condividere con voi un pensiero più intimo del solito. Non provate anche voi tristezza davanti a ciò che vedono i miei occhi? Guardate attraverso il mio occhio non ferito. Nokron, la città eterna. Non è più eterna, no? È caduta. Ci sono solo degli uomini d'argilla che disperati cercano oracoli persi. E se Sblumbo un giorno facesse questa fine? Se la vostra città, se il vostro villaggio, se il vostro impero un giorno divenisse semplicemente uno stuolo di persone, o ancor peggio, di costrutti disperati alla vostra ricerca, non sarebbe stato forse tutto inutile? Queste macerie dovrebbero darmi disperazione. Eppure, condividendo con voi questo pensiero, sento che l'unica cosa che mi comunicano davvero è forza. Io e Joel rimetteremo in piedi l'anello ancestrale e lo faremo per rendere davvero Sblumbo eterna. Mio papà mi ha abbandonato, ma io non abbandonerò Sblumbo. Noi non lo faremo. Ci chiamano i Lagganti. Che lo facciano. Noi torneremo a casa con un gran tesoro che guiderà il nostro popolo sulla vetta del mondo. Sblumbiani in ascolto! Abbiamo sofferto per troppo tempo. Quelle doppie sciabole dei tortisiani apparterranno al passato. Tre, due, uno, sigla! Into the void, a star erodes the light. Among the gods I'm entering, the place where dead things die. But I don't feel alone as I proceed. I face myself again. Die.
piaciuto ciò che avete visto? Beh, è stato supportato da NordVPN ed Elgato. Si parte. Ma buonasera a tutti, amici videospettatori. Buonasera, e nonostante io sia nei contenuti multimediali ma abbia appena avviato Elden Ring perché ho sbagliato tasto, buonasera, maestro. Buonasera, buonissima sera, che voglia, let's go. Godopoli, c'era Spider-Man sul mio schermo a un certo punto. Ragazzi, vabbè, buonasera a tutti. È un pasto. Sì, vabbè, Spider-Man, Elden Ring, siamo lì. Serata Disney Plus stasera, assolutamente. Ragazzi, buonasera. Buonasera e benvenuti. Che goduria. Esatto. Che goduria. Nocron sta per tornare, anche se il luogo ultimo esplorato, il mio taccuino non mente, è le rovine di Ull. Ma non sappiamo chi sia questo Ull. Abbiamo esatto. Trovato formiche e schifo. E ragazzi, non vedo l'ora di mettere le mani in pasta in questa lore, perché credo che Nocron sia una delle parti più importanti della lore di Elden Ring. Sono abbastanza convinto di questo. Cioè, per capire bene che cos'è l'era dell'albero madre, dobbiamo capire cos'era il pre-albero madre. E Nocron ci dovrebbe dare una risposta su questo. Quindi vorrei sapere di più sull'era degli spiriti ancestrali, anche perché si chiamano ancestrali per l'appunto, ma non sembrano collegati per niente a quello che abbiamo visto del culto aureo, dell'ordine aureo. Quindi a spizzichi e bocconi, non è un caso, a mio avviso, che Miyazaki abbia frammentato l'esplorazione di Nocron. Lo fa perché se no ti darebbe troppa lore tutta insieme. E quindi piano piano, tu apprendendo il passato, vai a fare una comparison con il presente e con il passato non remoto dell'ordine aureo e comprendi bene come si sia passati dall'uno okay. all'altro. Ma prima che tu continui, prima di qualunque cosa, ti faccio una domanda solo mnemonica, non preoccuparti se è certo. preciso o meno. Ti ricordi più o meno quanto ti serve per fare un level up? Credo vagamente 13k o 14. Perché comunque sei ormai di livello molto alto, dopo sei poco, credi, al 100%. Okay, secondo me 14k. Ok. Penso l'ultimo level up di averlo fatto a 13,9. Magari i ragazzi Perfetto. In chat poi potranno confermare o smentire, ma credo di poter serenamente dire 13k9/14. Quindi okay. poi insomma, se vuoi ti ci controllo appena poi avvio la partita. Comunque, vai, rovine di Ull e Nocron, l'introduzione di quest'oggi secondo me deve essere necessariamente focused sul concetto di Nocron, di città eterna, ancora una volta di spiriti ancestrali. Ora so che parte della tua community e tu stesso siete in seconda run, quindi per voi saranno concetti ormai che cominciano a schiudere realtà nelle realtà nelle realtà nelle realtà, perché così, quando si fa la seconda run, si comincia a dire: ah, ma allora quello voleva dire quello, si cominciano a fare dei collegamenti. Io stesso con ma te nella veteran di Arceus, ecco, esatto. E tu sei alla terza, in verità, perché la stai rifacendo con me, ma anche da solo, quindi assolutamente stai cominciando, ma stai cominciando secondo me a cogliere magari delle sfumature, dei collegamenti, no, che ti erano sfuggiti in blind, quindi ma certo saranno adesso sempre di più secondo me boostate le esperienze discendevoli. Però è vero, guarda, è qualcosa che ho sempre detto nelle ultime dirette, anche a te in privato, ma in generale è quello che abbiamo anche scoperto e percepito, e tra l'altro l'abbiamo discusso persino in privato pochi minuti fa. Sì. Alcuni ragazzi erano dispiaciuti che non ci fosse quel distacco all'inizio di Elden Ring di consapevolezza da parte mia per poter in qualche modo costruire un'esperienza complementare, no? E adesso invece ci siamo appieno, siamo completamente in, e soprattutto subito dopo Sepolcride, e infatti, quindi let's go. E infatti sono super super contento, e secondo me Nocron va vissuta con estrema attenzione. Innanzitutto per un'icona che sappiamo benissimo essere qui alle rovine di Ull tanto quanto a Nocron, perché l'abbiamo già visitata in parte, è che è quest'uomo barbuto, incappucciato, con abbastanza anziano, quindi un saggio, direi, uno scholar quantomeno, uno studioso, con, credo, un frammento di rovine in mano. Sembrerebbe, sì. Comunque, sai cosa, forse? Te la sparo. Sparamela.
una stele dei comandamenti, qualcosa del genere. E certo, può essere anche quella roba lì, sono d'accordo con te. Il punto è un testo sacro o un oggetto sacro. È comunque qualcosa di estremamente importante, perché è ritratto insieme a quest'uomo di dimensioni gargantuesche, intendo la statua. Sì. Quindi quando fai una statua grande è perché è molto importante. E se una statua gigante del genere ha un uomo con un pezzo di qualcosa in mano, quel pezzo è super importante. Ora, ti faccio una domanda. Vai. Ma in realtà ne dovrei conoscere anche già la risposta. Io non ho alcuna idea di quando questi frammenti di rovine, anzi di queste rovine, siano cadute dal cielo, vero? No, assolutamente no. So che sono cadute dal cielo perché ci sono diverse descrizioni che ci parlano di come queste rovine siano franate. Se non sbaglio anche qualche dialogo, ma ora non ricordo francamente chi abbia detto cosa. Sono sicuro però che sia canon che quelle robe lì siano franate dal cielo. E non so, l'Ordine Aureo non ha mai parlato di una cosa del genere. Abbiamo parlato con tanti esponenti dell'Ordine Aureo e ci parlano di Dita, ci parlano di Grazia, di Marica. Però di importanza delle rovine cadute dal cielo, no. Ecco perché ti dico che forse in verità, visto che la città eterna è molto legata al cielo, alla notte finta sì, ma magari anche a quella vera, potrebbe essere quello il primo culto a parlarci di e a raccontare di queste rovine che cadono, non si sa da dove, magari da un'altra dimensione o dallo spazio. Beh, la cosa affascinante è che queste rovine, comunque, come tu hai adesso citato, sono raramente citate, raramente discusse. Sì, sì, l'Ordine Aureo non ne ha mai parlato, ragazzi, correggetemi anche in chat se sbaglio, ma nessun individuo esponente dell'Ordine Aureo ci ha mai cagato proprio le rovine. Non hanno un valore per la storia dell'Ordine Aureo, non hanno un valore per Lendel, non hanno un valore per Marica. Sono rovine, punto. Poi magari lo avranno e non ce l'hanno ancora detto. Però per ora, visto quella statua lì con quell'omone, quella tavola dei comandamenti, come tu l'hai definita, in mano, potrebbero essere in realtà le rovine legate più all'era ancestrale, non lo so, la chiamo così impropriamente, rispetto che a quella dell'Ordine Aureo. C'è sempre da chiedersi come le varie civiltà pre-albero madre siano cadute. Perché Nokron ha una storia strana. Nokron, certo, per ora è ancora completamente offuscata. Ti lancio una provocazione, ok? Ti lancio una provocazione che è molto meta, ok? Quindi non so quanto di quello che sto per dire sarà effettivamente rispettato e quanto non, ma andiamo per gradi. Si può dire che gli uomini d'argilla siano mediamente intelligenti in quanto utilizzano spell che richiedono anche intelligenza? Mi pare che le loro spell richiedano intelligenza, sbaglio? Assolutamente sì. Beh, richiedono intelligenza e fede e anche arcano. Ok. Però non si può dire che siano degli imbecilli, nonostante... Assolutamente no. Ok, questi uomini d'argilla hanno un'intelligenza, la vogliamo definire sopra la media? Sopra la media? Sì. Benissimo. Sopra la media di un popolano sicuramente. Ok, fantastico, fantastico, sopra la media. La loro missione è cercare gli oracoli, ma allora vuol dire che sono spariti in un modo tale da far percepire a delle entità intelligenti sopra la media di poterle cercare. Che è strano. Come sono spariti questi oracoli? Perché nessuno ce ne parla della caduta della città eterna? Comincia a puzzarmi un po' sta roba. Che nessuno parli della caduta della città eterna effettivamente sembra quasi censuratorio. O comunque qualcosa che non è arrivato a tanti. Eh sì, però cazzo, cioè, è enorme quella roba là sotto e ha della tecnologia devastante ed è persino accessibile ormai da strutture palesemente presidiate dall'Ordine Aureo. Eppure non è così. Typher scrive una cosa interessante in chat, la discuto con te. Non gli viene fornito un potere standard in quanto costrutti? Beh, può anche essere, però ti risponderei, quindi anche un'intelligenza specifica per poter usare quei poteri. Cioè, non sono mosse dall'istinto, secondo me, quelle creature.
credono davvero di poter cercare gli oracoli, e se credono davvero di poter cercare gli oracoli vuol dire che sono spariti in circostanze strane, che ti fanno pensare, ok, cerchiamoli con le bolle che devono effettivamente venire attirate, attratte dai corpi di questi oracoli, e credo che quell'essere con le rovine in mano sia uno di questi. Spero davvero, e questa è più una speranza che una percezione che ho, spero davvero che Elden Ring ci voglia raccontare bene di questo passato pre-Ordine Aureo, perché Dark Souls non ne aveva bisogno. È vero, Dark Souls non ne aveva bisogno, ti dirò, Elden Ring, su questo avremo modo di discutere dell'opera parecchio, tempo al tempo, ma il modo in cui ne parli è assolutamente corretto e è decisamente congruo a quello che discutevo io all'epoca. Cioè, nel senso, io andavo verso Nocron e dicevo, ok, wow, quindi, allora... Ma poi c'era un cavaliere del crogiolo lì, che cazzo ci faceva un cavaliere del crogiolo lì? I cavalieri del crogiolo sono ciò che rimane dell'eredità di Godfrey, o magari dell'ultimo Elden Lord, ma insomma poco conta in questo frangente. Il punto è, sono degli esseri super speciali, se uno di loro è lì è perché c'è qualcosa. Inoltre abbiamo visto uno spirito ancestrale che ci ha richiamato in una sorta di dimensione onirica nella quale si vegliava sui morti, in quel caso animali, però comunque rimane di grande importanza quel momento di lore oltre che di gameplay. Quindi spero di avere risposte in questo senso. Che cos'è Nocron? Da dove viene Nocron? Intendo dire a livello di storia. E come si è interrotta questa storia? Questa civiltà sembrava avere delle, appunto, una città incredibile, delle costruzioni assurde, una cultura magica unica e irreplicata. Nessuno, mi pare ad oggi, fuori da Nocron utilizza quelle spell. Non abbiamo mai visto nessuno fare le bolle, a parte noi, incredibili, senza luce, intelligentissimi. E bravo che ragioni così. Ecco. Però allo stesso tempo non riesco a non dare importanza, perdonami, ai leoni fuori dalle strutture che ci portano agli ascensori. I leoni sono il simbolo dell'Ordine Aureo, quindi in un certo senso immagino che l'Ordine Aureo abbia messo le mani su ciò che rimaneva della città eterna, però senza diffondere troppo questa nozione dell'esistenza di una pre-civiltà, di questo grande percorso che è stato sicuramente Nocron. E poi ci sono i soldati mezzi draghili. Quindi mi ha dato anche un po' di vibes, quel draconide lì mi ha dato un po' di vibes alla Ringed City. La città eterna sembra un po' la Ringed City di questo gioco. Cioè quella città ormai dimenticata, ma dentro la quale c'è la culla un po' del real deal, del vero potere che tutti quanti cercano. E del resto ancestrale è stato utilizzato solamente un'altra volta nel gioco fuori dall'Elden Ring, ed è per lo spirito. Quindi non posso non dare, insomma, voglio dire, chiami un gioco Elden Ring, se metti Elden da qualche altra parte come termine, non può per me non essere un campanello d'allarme. Ma certo. Del resto, ricordo male, cresceva uno dei semi. Com'è possibile che uno dei semi dell'albero madre sia arrivato lì? È strano, no? È importante domandarselo. Io ho visto un ramo dorato che cresceva a Nocron, ma siccome sappiamo che i semi sono stati sparsi in seguito alla rottura dell'Elden Ring, perché in quanto divenuto mortale l'albero madre aveva necessità di riprodursi, come ha fatto un seme? Ci è stato portato? Fisicamente? Perché non è che possa prendere l'ascensore il seme, no? No, però allora, l'albero madre ha le radici in tutto l'interregno e anche il sottosuolo, lo sappiamo. Questo è vero, però le radici non fanno nascere altre piante, no? O mi sto perdendo dei rudimenti di botanica? No, in realtà non lo fanno. E il fatto che sia nata vita legata all'albero madre proprio a Nocron suggerisce qualcosa di esattamente innaturale. E poi sappiamo anche che il nostro torrent è
quantomeno lontanamente imparentato con il cervone. Stessa spell del salto, stesso colore, stessi effetti grafici durante il movimento. Ah, ci dicono in chat, questo è importante, che in inglese il cervo è ancestor, o meglio ancestor spirit, non sì, Elden. Sì, allora, in italiano il termine ancestrale è un po' abusato, eh. Ok. Ok, questo è importante saperlo, perché per me questo già allontana un po', no, l'idea che l'Elden Ring e Nokron siano necessariamente collegati. Esatto. Però comunque, insomma, mi chiedo come abbia fatto a crescere lì un ramo di albero madre. Ciononostante, non credo che Nokron sia solo flavor. Non credo che Nokron sia semplicemente un surplus di gameplay. Vabbè, vatti a fare questo dungeon che più che altro magari hardcore gaming piuttosto che vera storia da raccontare. Eppure è altrettanto vero che Nokron per ora ce la fanno vivere completamente scollegata. Mm-hmm. Nokron è quella roba nella quale solo il giocatore si immerge, perché tutti gli altri la ignorano. Tu sei a cercare l'Elden Ring, Gideon... Nessuno ha mai parlato di Nokron. Bravissimo, niente. Nessuno parla mai di Nokron. E tra l'altro, altra provocazione che lancio a tutti, è tu turbo opzionale, credo. Ovviamente non posso saperlo, no? No, però per apparentemente ora... lo è. Trovi in zone nascoste nell'esplorazione del mainland. Ma l'Elden Lord potrebbe diventare Elden Lord, voglio arrivare a dire questo, senza conoscere Nokron. Non, la sua quest non lo porta a Nokron. Perché tu potresti ammazzare i 5 possessori della runa maggiore, diventare Elden Lord e non sapere mai che sottoterra c'è quella roba lì. E quindi il fatto che invece il giocatore lo scopra a quel posto è anche un po' Chiesa Nera. Cioè, non so, mi dà quelle vibes di La Terza Via. Ok, sì, puoi scegliere se diventare Elden Lord e non farlo, oppure c'è Nokron, che ti racconterà un'altra storia e magari ti farà percepire un altro possibile allineamento. Sono molto impaziente e quindi non vi ruberò troppo tempo in questa introduzione, ma... Però è necessario farla, anche perché comunque... La prima run esiste una volta sola. Quindi. Assolutamente. Ma ecco, oggi sarò particolarmente aggressivo con il provare a fiutare la lore. Premesso che sono già qui con il mio quadernetto perché abbiamo un mercante davanti e potrebbe vendere cose pari alla lacrima lì della larva della luna, non mi ricordo come si chiamava, ma comunque era il primo oggetto che ci ha parlato di Rennala. Statue, nemici, boss... Tutto in sì. Questo posto potrebbe parlarci di un pre-era dell'albero madre. Tra l'altro, momento meme, che non c'entra nulla, ma te lo voglio raccontare qui in live. Ho fatto un sogno stanotte, ho sognato Elden Ring. Oh. Ma in un modo strano. Oh, dai! Sì, sì, ma in un modo strano. E credetemi, non ci guiderà in nessuna speculazione, ma mi fa ridere condividere con voi questo momento. Spero di comunicarvi con questo quanto... il mio cervello si è realmente impaziente di arrivare al giovedì / venerdì a seconda di quando lo facciamo. Ho sognato Elden Ring e ho sognato più precisamente il quinto e ultimo mondo di Elden Ring. E era però il mondo reale, ok? Cioè, non succederà questa cosa, ma non mi aspetto che succeda. Semplicemente mi fa ridere, ripeto, condividere con voi questa cosa. Era il mondo reale, quindi era il mondo vero, un po' come Quadratum in Kingdom Hearts. E io guardavo questa città che era praticamente realistica e facevo Mike, ma cazzo, mi sarei aspettato tutto ma non che la quinta mappa di Elden Ring fosse nel mondo reale. E mentre esploravo vedevo che praticamente c'era un garage semiaperto e potevo passarci sotto con il crouch, con lo stealth, e trovare effettivamente un micro dungeon dentro il garage. E facevo, cazzo ragazzi, ma From Software ha messo un dungeon anche nel garage? E tu mi facevi, level design, amico mio, hai visto? Persino il garage è esplorabile. Aspetta, la cosa bella deve arrivare. E il mindfuck finale. E io faccio, cazzo, ok, incredibile, allora esploro anche il garage. Poi esco fuori e scopro che in realtà, e credo che
quest'ultimo momento venga fuori dal fatto che ho visto Dragon Trainer con Terena Sechiara qualche settimana fa. Allora, praticamente esco fuori dal garage e vedo un enorme drago fuori, ok? E leggo una descrizione e faccio: oh mio Dio, ma quindi in realtà tutto l'interregno è nato perché questo drago si è perso nel mondo reale, ha generato l'interregno. È una supercazzola che non ha senso. Ammazza, che e tu mi guardi e mi fai tipo: eh sì, Saido, eh sì. E ora c'è da scoprire perché questo drago si è perso nel mondo reale, ha generato l'interregno, è lui il Greater Will. E io: minchia, un drago è il Greater Will, che figata. E poi mi sono svegliato. E quindi bellissimo, niente, questo è quanto bellissimo. E volevo condividere con voi questo mindfuck del drago che, scappando dal mondo dei draghi, ha generato l'interregno ed è il Greater Will. È stato veramente... È perfetto! È stato veramente... E sì, tu semplicemente mi facevi wink wink, e sì ragazzi, level design, grande lore, e io ero gasatissimo perché, cioè, ve lo immaginate se davvero il quinto mondo è il mondo reale? Cioè, sarebbe una cosa assurda e brutta anche, sarebbe molto Nomura. Però mi ha fatto stranire. E volevo raccontarvelo. Saidoni ha appena scoperto come fai giochi Nomura. Vabbè, scherzi a parte ragazzi, Coded dovrebbe essere un sogno da ubriaco, tipo post-ubriacatura, se non sbaglio. È più o meno quello, la storia è quella. No, ma proprio lo ha dichiarato lui. Se non sbaglio, Recoded lo ha scritto da ubriaco, una cosa del genere. Sì, l'aveva detto. Sì, e quindi vabbè, io... L'aveva detto, è vero. Sì, quello col grillo parlante, i data, tutte quelle robe lì. È vero. Ovviamente anche tutto il resto, sono d'accordo ragazzi, però l'unico dichiarato è Recoded. Bene. È vero. Detto questo, è arrivato il momento di fare il gioco, quindi... E accedo? Faccio l'accedino? Sì. Cosa ti fa ridere, maestro? Niente. Niente. Sei nel mondo reale? Sì. Allora. Il drago era tutto nero, ragazzi, se vi interessa, vedo che me lo chiedete in chat. Era tutto nero, ma con gli occhi rossi. E ne aveva tanti. Ah, figo. Aveva tanti come occhi. Come Manus. Come Manus, sì, era un drago, ma con tanti occhi come Manus, bravo, sì, esatto. C'è una cosa che voglio assolutamente dirti. Ed è... Sì. Intanto voglio farti una domanda di fare un riassunto di 20 secondi su una cosa di cui voglio tenere traccia assolutamente durante gli episodi. E poi ti dico... prima ti dico una cosa. Sì. Non riesco a capire come non mi sia potuto venire in mente prima. Forse... Vabbè, dopo che ho finito... Elden Ring sarebbe dovuto arrivare in mente subito. E invece è sopraggiunta l'idea soltanto durante il pre-show di stanotte. Va bene. Ho avuto un'idea. Che ho idea? Ho avuto una tale idea. Titillami tutto il pisellino. Per il tuo momento, diciamo, per la tua parte finale di run. Che ti dico soltanto che dovrò fare delle live extra per prepararla. Ho l'idea. Ho l'idea. Che ho bello! L'idea. Sì, mi è venuta l'idea. Si gode. Ce l'ho, ok. Benissimo, sono gasato allora. E quindi si parte. Ora si comincia. Vabbè, si parte. La domanda era un altro po', con Farumasula, maledetto caricamento di merda. Dicevi scusa. Esatto. Allora, praticamente il discorso che volevo farti come domanda è: qual è la lista della spesa attuale dei possibili boss finali? Avevamo detto. Che bello! Sì, mi piace questa domanda. Sì. Facciamolo. Ok. Ok. Visto che siamo. Guarda, il meme della nostra run. E azzeccare il boss finale. Il meme è questo. Visto che esiste il meme, e lo adoro perché secondo me è una delle cose più iconiche di tutta l'opera, del Maidenless. Ok. Sì, ok. Noi siamo Chatless. Quindi possiamo fare queste cose libere. Ah, ok, allora vi saluto ragazzi, giusto, me ne ero dimenticato. Ciao! Esatto. Allora, qual è la lista della spesa? Abbiamo, quindi facciamolo insieme, abbiamo discusso di... Allora, il primo, il più quotato, è il Greater Will. Greater Will, sì. Esatto, la volontà superiore. Sì. Poi... Il diciamo terzo che... Elden Lord. Ok. Il terzo Elden Lord, se esiste... O comunque esiste. Vogliamo mettere l'ultimo Elden Lord? L'ultimo più recente Elden Lord alla Gwyn, ok? Poi Mikela, il più avanti nella disgregazione.
In teoria, anche se ora non ha nessuna runa maggiore, ma magari è perché ha uno step forward, no? No, esatto, esattamente. Poi avevamo detto Radagon, possibile. Radagon, possibile, perché non sappiamo come mai sia divenuto Elden Lord. Potrebbe anche essere più recente, se non esiste il terzo. Assolutamente, ma al di là di quello, il punto è perché Radagon, un semplice campione, è stato scelto come secondo Elden Lord. La risposta potrebbe essere perché ha quell'X Factor che lo ha reso poi il boss finale. Però bisogna anche domandarsi il perché una creatura debba o non debba essere un boss, nel senso, sì, magari è importante, te ne ma perché dovrebbe scontrarsi con noi? Posso aggiungere un'altra? Ah sì, guarda, io durante una parte importante della run, non ti dico se fino alla fine, non ti dico prima, non ti dico ovviamente qual è la risposta finale, ho anche pensato che uscisse la Dark Souls 2 Ata, ossia Marika. Cazzo, però mi hai rubato. Anche Marika, la metto in bottom tier, ok? Sì. Perché non credo. Però potrebbe essere anche Marika. E te ne metto anche un sesto, che invece al contrario sarebbe, no cazzo, duro di più. Cioè proprio mi sfonderebbe gli occhi da quanto è duro, rientra in dentro e ritorna cazzo infine. Ma non me lo aspetto, ok? Perché non è da Miyazaki e non è da From Software. Solitamente non fanno dei build up così fighi, non li hanno mai fatti nei tre Dark Souls. Ok. Melina. Ah, guarda, il mio cuore. Capito? Cioè, non me lo aspetto. Ti dico soltanto che su questo siamo incredibilmente congrui. Io non ho mai speculato Melina come boss finale, infatti, per lo stesso motivo. È un antispeculo. Perché tanto conosco From e From non si è mai permesso di toglierti la waifu e rendertela cattiva. Esatto, bravissimo. Non avrei saputo dirlo meglio, proprio per questo dico Melina no, ma sarebbe stato incredibile Melina che appunto ti segue per tutta la run e ti dice vai vai, io non sono una vergine ma tranquillo, tu prendi le rune, vai forte, ora ti racconto la storia della buonanotte di Marika, sì, e adesso grazie delle rune coglione. Esatto, la contessa della cenere. La contessa Melina, della cenere, esatto. Non ti minaccerebbe mai di morte dicendoti ah, adesso io, no, insomma, è lì a dirti mi porti per favore, la mamma mi ha detto che avevo un destino e non lo ricordo più e poi il corpo mi sembra usato e quindi posso teletrasportarmi. Senti, metti il mignolo così, così livelli. Ok. Melina sarebbe veramente un po' la Ethelo, no? Visto che ormai lo sai. Sì, ti segue, ti stalkera ma non ti dice perché, un po' sospetta, non ti spiega mai chi è, non è chiara con te, vuole e però allo stesso tempo è abbastanza forte da essere una vergine surrogata, sarebbe stracarino, totalmente out of From Software. Melina è quel personaggio criptico, ma che sì, si rivela essere... Tu non hai giocato Shin Megami Tensei, ok? Che bello fare questi discorsi con te, sono la parte che adoro di più delle nostre live. Spaziare tra varie opere per raccontarci vicendevolmente le nostre esperienze. Diciamo che ho un ruolo possibile che mi aspetto per Melina, e questo al di là del gioco dell'indoviniamo che cosa c'è dopo, è proprio un ruolo che io, se avessi il lavoro in From Software di sceneggiatore, metterei per Melina. Melina è quel personaggio che, appunto, in tanti Shin Megami Tensei va a aprirti un'ulteriore strada. Ok. Narrativa e di scelta proprio interiore, psicologica, morale. Cioè, Melina è quella che a un certo punto ti rivela essere una dea antica assurda, che ti ha accompagnato per tutto questo tempo per lasciarti del libero arbitrio, e poi a un certo punto si rivela essere Katzenbolg, dea antica suprema, che ti dice «Io ti ho accompagnato fin qui». Adesso scegli tu, ripristina l'ordine aureo, non farlo e vai da Renna, oppure startiamo insieme un nuovo mondo. Ok, una roba del genere. Sì. Melina potrebbe essere questo tipo di personaggio. Però ecco, ti direi, mano a mano che andremo avanti, faremo il Toto boss finale, ma anche il Toto Melina allora. Ossia, bello, bello. Chi è, cos'è, perché, quando è? Bello. Quando è anche ottimo, importante. Allora, ti do allora anche questa risposta. Melina o è questo? Questo me lo aspetto, questo ci può stare che From Software faccia sta roba, ok? Ci può stare che From Software ci tiri fuori una Melina come altra divinità, altro polo tra i quali Pav e Joel potranno scegliere. Questo mi aspetto che possa essere così. Quello che invece è più probabile per ora, per come Melina ora si è mostrata,
è che Melina sia un eco di Marika. Ma Melina sembra in qualche modo il personaggio che deve guidare noi verso il Marika Path. Quindi ci racconta di lei, di quanto era brava, di quanto il suo disegno comunque si è previsto togliere la grazia ma solo per ridarcela. Beh, lei in realtà è molto, a meno che non ci ovviamente scelga quando dirci cosa, comunque lei prende la voce di Marika, quindi letteralmente è molto neutra, però potrebbe scegliere quando farlo e quando non. Per ora mi aspetto che possa essere semplicemente una sorta di avatar. Noi sappiamo che è nata nell'albero madre, corretto? Sappiamo che è nata ai piedi dell'albero madre. Ecco, ai piedi, perdonami, sì. Ai piedi. Sai, c'è già una bella differenza. Non si sa mai. Hai ragione, hai ragione. Beh, ai piedi dell'albero madre vuol dire che è nata Lendell, in teoria. Esattamente. No? E esattamente. A dir poco. Non vuol dire altro. Però ha il potere, è l'unica credo che abbia il potere di, come lo vogliamo definire, apparizione olografica? Ah beh sì, lei è in grado di manifestarsi. Alle grazie. Uh-huh. Non è manifestarsi, alle grazie non l'abbiamo mai visto fuori dalle grazie. Quindi è, appunto, per quello ti dico che è molto legata a Marika. Lei può apparire solamente alle grazie, fuori dalle grazie non l'abbiamo mai vista, solo quando siamo seduti compare, ma è tangibile quando compare, perché può tenerci la mano. Quindi è in qualche modo forse quasi più vicina al Greater Will che a Marika. Però, se ci pensi, lei ci appare alle grazie, ma ci viene a trovare nella grotta dei dimenticati, a ingroppa a Torrent. Hai ragione, no. È vero. E lì non c'è una grazia. Bravo, giusto, corretto. Non ci avevo pensato. Hai ragione. Appare anche lontana. Quindi no, può stare anche lontana dalle grazie. Ma in quel caso sarà stato il suo corpo vero oppure no? Lei si definisce bodiless, quindi direi di no. Lei è bodiless. Così si definisce, sì. Lo cito spesso nelle mie speculazioni perché è stato uno dei giochi che più mi è piaciuto nonostante la sua trama banalotta, però vi ricordate che in Mortal Kombat Deception un'aga usa una luce per... Deception, incredibile. Sì, in Deception, che appunto dà il nome al... Stiamo veramente tirando fuori tutto. Eh sì, in Deception, ovvero inganno, Mortal Kombat inganno, un'aga usa una luce per muovere Shujinko in una quest e... fotterlo sostanzialmente, gli dice di essere un dio, di doverlo guidare verso la quest di grandezza e di ripristino dell'ordine dimensionale, poi in realtà lo sta semplicemente inculando. Quindi esiste Melina? Dobbiamo farci anche questa domanda, ora ormai abbiamo messo in dubbio anche l'esistenza dell'Elden Ring tra un po', però non sappiamo Melina chi sia, cosa sia, perché sia, quindi e quando sia, come diceva il maestro. Quindi Eyes on Melina, ma boss finale no. Boss finale lo metto come ultimissimo tier. Non dico Marika, sì. Sì, non dico bonus, meme, ma proprio sì. Ma sì, bravo, runner up, va benissimo. Quindi dovessi farti una top 3 in questo momento, ti direi Greater Will. Che ora ho fatto anche per un video di Pokémon ultimamente, studi sullo gnosticismo, quindi ti direi che sarebbe lo Yaldabaoth di questo gioco, Greater Will. Il terzo Elden Lord, no, Michela, il terzo Elden Lord, sì, ci sta. Greater Will, Michela, il terzo Elden Lord, Radagon subito dopo, Marika, Melina, basta, per ora basta, per ora non ne ho altri. E ti posso fare una domanda io a te, se pensi che sia giusto rispondermi? Tranquillo. Uno di questi era nel tuo Toto Boss? O era un altro? Il tuo Toto Boss? Uno di questi, in che senso? Della lista? Uno di questa lista è stato per tanto tempo nella tua blind run il boss, oppure presunto tale, ovviamente, finale, oppure no? È stata la mia stessa identica lista. Fantastico. Identica. Identica. Perfettamente identica. Ok. Questo mi gasa. Tanto che
mi piace molto l'idea che anche tu, indipendentemente da quella che sarà poi la risposta, o onestamente che possa essere anche un non boss, perché questa è una cosa da tenere in grande considerazione nella storia di Elden Ring. Un non boss, che cosa intendi dire? Mi manca ancora il punto, sai, che sono partito dalla fine. Ok. Dicevo che appunto mi ha stupito, mi fa molto piacere che in questa tua lista manchi un personaggio il quale, che potrebbe anche appunto non essere un boss, io stesso esclusi, nonostante a livello di Miyazaki sembrerebbe il classico, ossia Godfrey, certo. Esattamente. No, Godfrey l'ho escluso perché da quando abbiamo scoperto che non è più l'ultimo Elden Lord. Eh sì, esatto. Per me esce dai giochi. Godfrey è Horalu. Sì, esatto. Sì, Clark Kent, esatto. Scherzi a parte ora, sti cazzi, no, guarda, in la verità. La cosa divertente è che noi facciamo così, io ho fatto così in blind e poi ho dovuto scoprire se era vero o no. Ah, infatti. Ma è stato il momento. Potrebbe anche non esserlo, non cambia il fatto che non penso sia il boss. No. Non penso proprio che sia il boss Godfrey. Al momento mi sorprenderebbe avere Godfrey boss. Poi magari invece avvicinandoci. Sarebbe strano. Avvicinandoci vediamo che potrebbe essere probabile, perché troviamo qualcosa in più. Ma per ora, per le informazioni che abbiamo, perché dovrebbe essere Godfrey? E perché dovrebbe esserci ostile? Salvo che... oddio, ci potrebbero essere ragioni. Non sappiamo cosa fa l'Elden Lord senza essere in possesso dell'Elden Ring, però. Cosa succede, esatto, all'Elden Lord quando l'Elden Ring è Yuto? E noi non lo sappiamo. Esatto. D'altronde muore, c'è una cosa. È in uno stato vegetativo e impazzisce, diventa il principe della morte 2, la vendetta. Non lo sappiamo. Va bene. Abbiamo fatto una più che piena introduction. Andiamo. Joel si muove con te. Ti rimando lo schermo. Sì, tu il mio ce l'hai, vero? Ce l'ho. Perfetto. Nocron, assolutamente. Si negozio aperto. Allora. Oh, che bello, pietre gravitazionali. I disperati che vanno a caccia di queste schegge si fanno chiamare cantastelle, questo già lo sappiamo. E qui abbiamo avuto una bestia, una falena strana, che lanciava ste robe. Sempre cantastelle anche qui. Ceneri di guerra perdute, vuote ceneri di guerra, private di ogni ricordo delle battaglie. Nelle condizioni attuali sono incapaci di infondere affinità, ma possono essere usate dal fabbro, maestro Fabio Yuga alla roccia della alla rocca della tavola rotonda per ricreare altre ceneri. In questo modo le copie sono indistinguibili dalle originali. Non comprerei per ora. Vabbè, sì, anche se è l'ennesimo che non mi interessa. La rugiada celestiale non ci serve perché ne abbiamo già una e ci andremo a confessare ASAP. Abbiamo qui il ricettario del profumiere, che credo invece sia nuovo. Leggiamolo. Appunti sulle tecniche di creazione stilate da un profumiere corrotto, d'accordo? Trattano tecniche pericolose a cui nessun medico comune si approccerebbe. Illustrano come creare il soffio acido. Va bene. Tecniche pericolose. Però sono... Cioè, un profumiere, dunque, che cos'era? Un medico, perché se è corrotto... Un alchimista, sì, un esatto. Un alchimista, sì. Oh, finalmente si legge l'armatura del prigioniero. Finalmente. Allora, maschera da Griffiths. Maschera di ferro imposta ai detenuti colpevoli di aver commesso crimini efferati. È spessa, pesante e oltremodo opprimente. Un oggetto perverso, creato per infliggere tormento alla vittima, che inizierà a covare odio profondo oppure un fervore spirituale pressoché equivalente. Ci sta, crimini spaventosi. Quindi dove troveremo queste maschere principalmente? Da Rykard? Potrebbe essere. Che ne dici? Da Rykard? A Rykardopoli, che sarà la latria di questo gioco. Tanto c'è sempre una latria. È stato chi degli uomini di Rykard è stato preso, diciamo. Sì. E purtroppo non mi annoto nulla, maestro. Nel senso che... Cioè, mi annoto le ceneri, ma... Non c'è nulla che... Per ora qui... Io voglia... Oddio, mi annoto, sai cosa? Qualora dovessi fare la coglionata? La rugiada. Ma... Non penso sinceramente che farò un'altra coglionata pari a quella con Selen. Ancora quest'uomo.
Mi permetterete dell'Observatium Z ora che ce l'abbiamo così vicino, eh? E non danneggiato come un tempo. Però, fratello mio, quelle sono proprio... quelle sono proprio rovine, dai. Vero? Allora, andiamo nell'inventario, ok? Miyazaki ci ha blessato con le icone gigantesche, quindi let's do this. Ce ne dovrei avere diversi di frammenti, no? Forse sono qui? I frammenti di rune? Nei... eccoli qua. Questa pietra del santuario. A quale ti riferisci? Che non mi ha aiutato tanto, però questa qui... no. Questa... tu devi andare nei materiali, non qui. Però guarda questo. Ok, ecco, di rovine. Ecco, ecco. Allora, l'unica differenza importante è che queste robe sono incise. Sono proprio incise. Riusciamo a fare dello Zoomatium Z? Sì. Ci sono delle scritte sopra, ormai sbiadite nel tempo. E ci sono anche delle radici che crescono addosso all'uomo. Sono in realtà il suo pene, per certi versi. Però, scherzi a parte, gli crescono addosso delle radici. Però non può essere roba del culto dell'Ordine Aureo. Qui non c'è traccia dell'Ordine Aureo, ragazzi. Beh. Però forse già conoscevano l'importanza delle radici dell'albero madre. Questo anziano uomo con questa barba enorme. Peraltro non sembra potente, sembra solo saggio. Cioè, faccio un po' una lettura anche del modo in cui è vestito. Non sembra un monarca, no? No, solo uno studioso, un saggio, ma non certo un sovrano. Eppure è gigantesco, quindi è super importante. A dimostrazione forse di quanto questa città, questa civiltà più che città, tendesse a rendere... giustizia, celebrare più l'intelligenza, la saggezza, l'esperienza, la conoscenza rispetto allo sfarzo. Ecco, volendo fare un altro commento sull'Ordine Aureo, l'Ordine Aureo è anche piuttosto sfarzoso, eh? Al di là di tutte le cazzate sull'importanza. In realtà ce lo racconta Godric. Quando abbiamo scoperto che lui è un semplice fanatico, sì. In realtà persino la sua fame d'oro potrebbe essere collegabile a un voler replicare i valori dell'Ordine Aureo più che un desiderio intimo personale. Golden, sì, però all'inizio no? Noi pensavamo fosse un avido testa di cazzo. Esatto. Invece, siccome vuole semplicemente essere un cosplay di Godfrey, sì. E esagero, ma è così. No, magari è vero, anche sì. Il suo amore per l'oro deve riflettere lo sfarzo nel quale Lendel viveva. E qui invece siamo al polo opposto. Niente statue con l'oro, niente... ragazzi, l'hanno detto, no? Radagon è stato ritratto, e secondo me con una grandissima statua nella quale è muscoloso, pisello lunghissimo, ammesso che ce l'avesse, perché secondo me è una donna. Però ci siamo capiti. Vedo proprio questa civiltà agli antipodi. Poi magari il segreto è un tatuaggio sulla natica a forma di luna, eh? I love mama. Tipo camionista. I love mama. Un tribale sul culetto. Ci sta. Probabilmente è questo. Un tribale sul culetto, ragazzi. Eh sì, no? I love luna. Ordine Aureo Suka. Cioè. Sara, il tatuaggio di Undertaker sul collo. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Che succede? Mi ero scordato quanto fosse vicino Franco. Oh! L'insettino. Però aspetta, fammi vedere prima se c'è del diegetico godo. Magari c'è qualcuno che sviolina qua. Odio ufficialmente i messaggi a terra. Ma non per la dolcezza con la quale alcuni giocatori li lasciano, eh. Semplicemente influenzano il mio giocare, non mi piace. Ma infatti tu tecnicamente devi giocare offline, solo che in questa parte di Liurnia. Sì, sì, sì. Se vuoi puoi starci, ma tu devi giocare offline. No, no, certo. Allora ragazzi, godereccia è la situa e
dobbiamo esplorare i dintorni di questa zona, però tenendo di conto che purtroppo siamo circondati da questo testa di cazzo. Volevo usare il cavallo, pensate un po'. Raga, il segreto di Radagon, secondo me, mi sfonderà il cervello. Ah beh. Sai che... Ma no, no, niente, non sai niente. Va bene. Build up. Le ho rollate tutte. Anzi, questa cosa... credo che... Non lo so, io l'ho sempre data per scontato in blind, poi si è rivelata vera. Cosa? Però te la dico per darti un stuzzichio. Non è trama, lo devi scoprire. Certo, certo. Cioè, ok. Questo lo immaginavo. Però mi hai detto anche che tu l'hai indovinato in blind. Sì. Prima di scoprirlo. Ah, beh, in realtà sì. In realtà sì. Okay. Ma... Ti aiuto con questo per non farti avere ansie da speculazione. Molto a ridosso. Ah, ok, ok, ok. I was close enough. Perché succede una certa cosa che mi ha fatto fare aspetta un po' di 2 più 2. Sì. Non è ancora uscito l'episodio, ragazzi. Oh mio Dio. Comunque è proprio Golden Shower della falena. Però io sono troppo forte. Porca puttana se sono forte. Ah sì, sei molto forte. No, ma che cazzo? Ma avete visto? Welcome to Souls Game. Ho capito, Miyazaki, dai. Non è più divertente dopo un po'. No, ragazzi, io devo pulire tutto, Perché sì, lo sto facendo anch'io, infatti mi hanno straseccato. No, io devo esplorare bene sto posto. Ragazzi, questa è l'Oropoli, non è possibile non esplorarla decentemente perché c'è sto cesso che tira le robe. No, gli argillomini. In realtà proverò anche a colpire la falena. Beh, ci mancherebbe altro. Come disse un saggio uomo, tempo al tempo. Time at the time. Famoso detto in inglese. Ok, stiamo cominciando a prendere i vari oggettini. Adesso mi arriva una Golden Shower nel culo in 3, 2, 1, ok. Fantastico. Adoro la musichetta delle battaglie a Nokron, comunque. Molto eerie, sì. Esatto, è quello che dicevamo. Una runa aurea, buono. Che fate voi? Perché siete davanti a quella cascata? C'è qualcosa di interessante lì? Sicuramente un oggetto. Però prima di buttarmi di sotto magari cerco per bene qui. Perché questa è una zona nella quale tu hai spesso e volentieri, credo, paura. E quindi vuoi scappare. Ma in verità potresti provare a... Ora la domanda è: io non ho modo di colpire quel cesso perché non ho neanche abbastanza frecce grosse. Non ho niente, ragazzi. Non ho le frecce grandi, non ho un cazzo. Ho la freccia incendiaria, volendo. Ok. E se provassimo a... Dardo della chiave nera. Con cosa va il dardo della chiave nera? Con una balista? La balestra dell'assassino della rocca. E proviamo. Sì. Magari se gli do la marcescenza scarlatta prende un bel dot e muore. Oh, adesso riusciamo anche a osservare bene questa creatura. Affanculo. Come faccio a mirare? Con le balliste. Con le balestre non so se puoi, Ah sì? Aia. Vabbè, sì, così però la tiro, no? Ah, non arriva. Aiuto, aiuto. Ok.
Sì. Ok, posso. Perfetto. Sì, non si poteva solo in Dark Souls 1, è vero. Ok. E che fai? Ok. Gliel'ho iniettata? No. Mi sa che non posso neanche hittare. Ci provo l'ultima volta, amici. No, ok, l'ho preso. Non gli faccio così poco. Ma come faccio a sapere quando gliel'ho iniettata la marcescenza? C'è un segnale? Vedi il dot in parte, sì. Devi sperare che sia debole la marcescenza. Perché se no non gliela inietterò mai. Certo. Non sembra. Vabbè, in realtà non è fatto di carne, quindi probabilmente è quello il fatto. Potrebbe essere la fregatura, sì. E allora potremmo provare la freccia incendiaria? No, non con quest'arco. Tu non vedi l'ora di poter craftare le freccione. Eh sì, porca di quella puttana. Più che altro, se muore, magari mi dà tante anime. Guarda che gli rimangono tutte le frecce addosso. Se solo potessi usare il mio arco. Oh, io... È un punto a spilli, ragazzi. Però così non farò... Oh, aspetta, la freccia persecutoria? La vogliamo provare? Quella potrebbe fargli parecchio male, eh. 28. Tu l'hai sicuramente provato a uccidere in blind run. Ma certamente. Perché potrebbe dare roba di lore, ragazzi. Non è per farvi perdere tempo. Vi chiedo scusa se vi annoiate in questo momento. Però è a metà vita, quindi ce la faccio a ucciderlo. E lui ce lo togliamo dalle palle per sempre. E ha una sorta di aureola sul ventre. Sì. Tipo angelo di Evangelion. Sì. Faccio un bevello. Ora là, ora là. Non devo colpirlo quando casta, perché spreco la freccia. Non ce l'ho una saetta runica, vero raga? Il no saet. Yes, preso. Basta. No! Mi sono fatto crivellare di colpi, cazzo. Basta, basta, giochiamola safe. Ok. Quasi morto. Ah, fuck. Penso che ne manchino veramente pochi. Questo colpo muore, ragazzi. Prossimo, insomma, che gli tiro. Morto. Quanto mi dai innanzitutto? Minchia. Mi ha anche ricaricato 3 Estus, ma non ha droppato un cazzo. Vabbè. È morto, ragazzi. È morto. Abbiamo fatto il giusto, secondo me. Perché adesso possiamo esplorare serenamente. Senza l'ansia della Purple Rain. Golden Shower. Aspetta che sono diventato cicciorre. Come ci arrivo là sopra? Attraverso il cascheda? Non posso arrivarci da qua. Posso fare dei salti? Forse da qui sopra direttamente? Fatemi un attimo fare dell'observatium di nuovo. E sì, ti viene anche in mente come si può arrivare a combatterlo melee? Ah, no, no, certo, esatto. È perché penso che la strada sia quella.
Vedi che c'è una colonna inclinata? Mm-hmm. Magari dopo. Dopo la cascata c'è qualcosa. Intanto mi sto ricaricando di Estus, quindi top. Ok. Buono. Buono. Non buono. Buonissimo invece questo. Vai a fare in culo tu. Non facciamoci inculare adesso. No, 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 no. Ok, bella. Ah, non ho più. Ah, cazzo, lui era a uno di vita. Altre cariche di Estus, top. Qui gli tiriamo l'R2 più grande della nostra vita. Fantastico. E? C'è effettivamente il segreto? No, c'è cazzo. No, però ci deve essere il modo di... Cascate. Ci deve essere il modo di arrivare da lui e di arrivare su quella colonna. Non smetterò di controllare le cascate, però, perché secondo me il mio, a un certo punto, la cazzata di metterti... Cioè, la figata, in realtà, di metterti... Come il Mimic di Sense Fortress, dopo 100 screen normali. Esatto. E se, se dovessimo fare semplicemente questo? No. Però vedi che lì c'è proprio una colonna. Mannaggia il cazzo, c'è proprio una colonna. C'è pure un oggetto, lì ci si deve andare. Ovviamente ci sono i nemici, certo che ci si deve andare. Però calarsi da sopra non si può, non c'è un sopra. Come diamine si fa? Magari un modo per scendere. Sì. A questo punto sì, perché non c'è. Non c'è altro. Lì c'è un'altra roccia che in teoria si potrebbe scalare, ma non ho. Non ho abbastanza godo anche qua. Guarda. Posso fare così. Posso fare così. Posso fare così. Ma finisce lì. Non ho torrent, tra l'altro, qui. Eh no. È quindi il grande fottimento. Lì c'è una porta. Niente. Torrent non si può usare. Amici del wrestling. A meno che non ci sia una porta segreta qui. Ma non sembrerebbe. Codesto il caso. Quindi. Quindi. Mi sa che torniamo indietro per ora. Però che cazzo. Esplora, esplora. Tornare indietro non è l'unica via. Mi sembra assurdo, infatti, per questo sto continuando a zigzaga. Qui? Ah? Questo non lo avevo visto. E non credo di esserci stato qua. E no che non ci sono stato, c'è una grazia. Il caso. Posso fare un livello? Ma puoi fare quello che vuoi. Finally. 35 a forza. Non ce l'ho una saletta unica, vero? Fanculo. Devo comprarle, ragazzi. Il prima possibile devo comprarle. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Altre formiche. Uova. Posso romperle? No. Quanto pare no, sono background. R2, pazzo. Mamma mia, cattivissimo. Non ci posso credere. È questa la fine di Paolo. Dai, ma perché ogni volta? Ho fatto un upgrade a forza. Dovrebbe aumentare il danno. 380 è da stronzi. Ok. Pietra formica. Corno porta fortuna dell'immunità. What is that? Hello, what is that? Corno porta fortuna.
corno. Indovinate chi è che non ha visto che cos'è? Raidonia. Io ormai faccio come nei Griffin, non ti aiuto. Devi imparare dai tuoi errori. Dotazione dei devoti agli spiriti ancestrali. Ah, incrementa l'immunità. L'immunità determina la resistenza a veleno e marcescenza. Sembra sia un corno emergente, un altro quindi. I seguaci di questo culto ritengono che le corna di una creatura antica continuino a riformarsi in un ciclo perpetuo che sarà spezzato solo il giorno in cui la bestia diventerà uno spirito ancestrale. Ce l'avevano già raccontata di questa cosa però, esattamente nel corno portafortuna della chiarezza. Esatto, esatto. E quindi si chiamava spirito ancestrale in italiano, avevo ragione. Sì, 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 ma... Però si chiama, non si chiama Elden in inglese. C'è un altro equip che viene definito ancestrale ed è sbagliatissimo. Ok. Intanto abbiamo trovato anche dei dardi pazzi. Dove? Ah, erano sempre della chiave nera, raga, ho visto male. Non credo fossero nuovi. Forse erano coltelli? Non ho visto, ragazzi, perdonatemi. Ho visto che erano delle robe da... Sì, sì, è dardo di cristallo. Coltello da lancio ricavato da un cristallo impuro. Oggetto da creazione. Consuma Pia, lancialo contro il nemico per infliggere danni magici. Secondo la leggenda, sì, un antico creatore di golem possedeva uno strumento di cristallo simile a quest'arma. Beh, gli unici golem che conosco sono quelli con il fuoco dentro. E quelli delle catacombe. E quelli delle catacombe, hai ragione. Sì, i gatti. Ma cosa? Allora, avete rotto il cazzo di rimanere uno di vita, è proprio da stronzi. Dai, dai, manca poco. Penso un livello. Esatto. Guarda quante uova, guarda come avevano nidificato le prostitute. Così. Sì, sì, nidificavano, nidificavano. Le maledette formiche. Fungo disciolto lo conosciamo bene. Ok, doppia strada? Cazzo di messaggi? No. Mi aspetto come il cazzo una formica gigante che... E mi attacca a un certo punto tipo boss. Oh, 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 oh! Il caricamento! Il gaso! Dimmi che non ti toglie il fiato. Non me l'aspettavo! Non me l'aspettavo! Esatto. A me mi si è fermato il cuore qui. Guarda. Fermato. Guarda. Guardali. Emergevano dal suolo in adorazione sua. Vero? Sì. Sarà quello un oracolo? Vero? Già. Ma che uomini strani erano. Ci fermiamo un attimo a osservarli, perché tra l'altro strani. Con le gemme di luce a contatto, quasi. Quasi. È bellissimo. Quasi, vi direi, proto-uomini di nuovo. Vero? Guarda come sono strani. E non sembrano d'argilla in questo caso. Sembrano solo pietrificati. Stanno pregando. Stanno pregando. Ehi, ehi! Un altro! Soldato draconide di Noxtella? Oh, infodump. Noxtella? Quindi esiste Nocron e Noxtella? È un'altra pare. Città? Quindi non era un invasore? Era una loro milizia? Ne parliamo più tardi.
mi ricordo di te. Ma ora sono più forte e più poderoso. Che cazzo ho fatto? Non avevo più l'arma, non so come ho fatto, ragazzi, ma non ce l'avevo più. Però non devo far coglionate, eh. Bene così. No, no, questo va fatto primo try, eh. Se non faccio di primo try, disiscrivetevi, per favore. Cioè, non solo non merito la vostra sub, ma non merito neanche la vostra amicizia, nel caso. Che cazzo? No, non è, no, no, la merito, ragazzi, non so che cazzo sia sta roba. Oh, oh, oh! Oddio! È figata! che cosa mi... Me la farei infliggere, oh, però non posso. È il potere dei fulmini dei draghi, forse, ma... Oddio! Ma non sembrano fulmini, propriamente. Ed è, una, è uno status nuovo. Bravo. Che cos'è? Marcescenza tuonica, non so. Baby. Il maestro sono sicuro l'abbia fatto al primo try. Secondo. No, no, primo, primo, non, non ti credo. No! Ho babblato. Cazzo! Bevi! Dai, dai! Zeusiana, la situa! Aia! No! 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 Bella finestra questa! No! Ho detto! No! Non farlo! Bevi quell'Estus! Oddio! Che liscio che mi ha fatto! Sì! Non ho l'arma! Perché? Dio! Ha lasciato la finestra aperta! Quando un boss. Ma che cazzo! Ma perché l'ho messo sempre? Oh! Oh! Finestra aperta! Eccola! Il balcone! Sì! Non essere avido! Saidonia di merda! Vai via! Zeusiana la situa! Ma noi rolliamo come dei pazzi! No! Le manine! No, poi li tira via! Lo sapevo io! Finito! Finiscilo! No, 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 no! Sì! Zeusiana la situa! E let's go! Let's go! Lagghiamo come le merde! Sì! Godimento! Let's go! Oh, a quanto pare avrai una risposta. Lancia fulgorante congelata. Posso chiederle dell'acqua? Per favore. C'è Chiara che sta montando e le starò probabilmente rompendo le palle. Perché sto urlando come un pazzo. Ti si sente mentre hai le cuffie? Cioè, mi si sente mentre hai le cuffie. Sto clippando nelle cuffie. Ragazzi, faccio il tranquillo. Bene. Lancia fulgorante congelata. Quindi era congelamento. Dunque, tentativo di replicare i fulmini dei draghi, ma attraverso un elemento diverso. Bravo. No, ragazzi, non sono in blind, sono la terza run, per questo non è uscito il trofeo. C'è un trofeo per questa cosa? No. Davvero, non c'è? Non credo. Comunque lo possiamo controllare, ragazzi. Vada, molto lo controllo, aspetta. Eccolo, sì, c'è.
Ah, ok, 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 perfetto. Dai. Ok, c'è. E vi saluto di nuovo. Lancia folgorante congelata. Leggiamo. Ma è un trofeo semplicemente per batterlo? Sì, certo. Magari. Non... Purtroppo i Souls non hanno mai avuto trofei fighi. Ah, ok. Allora. Dove sta? Ah, è un Miraculous, giustamente. Richiede fede, anche tanto. Incantesimo che attinge al potere dei soldati draconidi. Ok. Crea una lancia di ghiaccio. Attinge al potere. Quindi la fede l'hai nei soldati draconidi? Per quanto possa sembrare weird. Cioè tu hai fede nei soldati draconidi? Strano, no? Pare. Crea una lancia di ghiaccio folgorante che si conficca al suolo. O forse attinge al potere dei soldati draconidi, nel senso che, come loro, avendo fede nei draghi, tu fai questa spell. All'impatto la lancia prorompe in saette che si propagano in avanti. Draconidi nacquero nella città eterna. Ma a sto punto con soldato draconide di Noxtella non c'erano dubbi. Figo il fatto che Elden Ring ti spoileri, cioè non ti spoileri con i nomi dei nemici certe cose fino a che non è il momento. Ove non esatto. Poterono conoscere né il vero cielo né il vero fulmine. Ah, certo, corretto. Capisci, poverino. Però allora esatto. Questo significa che mi hanno dato una risposta a una domanda che mi ero fatto e in realtà alla quale avevo dato la risposta opposta. Non hanno mai visto l'esterno? Non poterono conoscere né il vero cielo né il vero fulmine. Pare di no. Il ghiaccio folgorante divenne quindi la loro arma d'elezione. Ma nascendo nella città eterna non puoi vedere il la zona soprastante, ma è perché non ti è concesso da un punto di vista culturale, religioso, o perché ci sono dei nemici che ti abbatterebbero? Tutto potrebbe essere qui. Questo potrebbe tutto essere, esatto. O perché non esisteva ancora l'ascensore. No, però ora scherzi a parte. No, è vero, sì. Che ne sappiamo? Cioè, l'uomo nato in una caverna troppo lontano dalla superficie non sa mai di essere lontano dalla superficie. L'America non l'abbiamo mica scoperta nell'uno avanti Cristo, no? Cioè, l'abbiamo scoperta ben tanto tempo dopo. Quindi, quindicesimo secolo, di conseguenza. Cioè, per loro la scoperta dell'America potrebbe essere l'andare sopra. No? Assolutamente. No, è vero. Let's go. Smettere di fare il tortisiano, vergogna. Scusa. Sì, però aspetta un attimo. Già. Lui è arrivato proprio qui, secondo me, a difendere questo cadaverone. Posso farti una osservazione che non so se hai fatto anche tu. In realtà da te me la aspetto. Ok. Benché potrebbe essere anche sbagliata da parte mia e quindi potresti non averla fatta. Ma non so, conoscendoti te l'aspetto. Cioè, mi aspetto che tu l'abbia fatta. Era una donna. Ah beh, oddio, secondo me è scontato. Ok. Secondo me è... Guarda, anche per lo stile, non dico semplicemente della nostra cultura reale, ma dei Souls... Quel velo, quel panneggio sul volto. E io infatti parlo proprio dello stile dei Souls. Per quello ti dico, mi aspetto che tu abbia fatto questa osservazione. Per lo stile dei Souls, questa è una donna. Questa è una torolundiana. Si vedono i piedi, tra l'altro, ora che ci penso. Quindi è più avanzata di Merlin. E poi anche, guarda, queste decorazioni alle caviglie che sono da donna. Quindi era una sovrana? L'idea è di, ovviamente, altezza, potere, controllo, però potrebbe anche essere... Anche le dimensioni però sono assurde. Oracolo. E allora forse la statua dell'uomo non era poi così tanto...
Vero? Fuori scala. Quella è di... cioè, questo corpo è mostrato per essere inequivocabilmente vero. È un corpo, non è una statua. Ok, il soldato draconide di Noxtella. E vai, facciamo 30... No, beh, no, no, vitalità. Servirebbe anche un po' tempra. No, facciamo tempra. Facciamo il ventello a tempra. Facciamo okay. I level up intelligenti. Che con questa build serve avercela la tempra, eh. Ragazzi, comunque, perdonatemi, non l'ho ancora fatto. Lo faccio a nome di entrambi, grazie per il supporto. Sì, siete sempre dolci e belli. Meravigliose. Quindi potrebbe essere un oracolo. Però, sai, c'è un problema. Che cazzo cerchi? È qui, sì, eccolo con le, qua. Con le bolle, cioè, esatto. Guardalo là. E quindi forse più che un oracolo è una sovrana davvero, una sacerdotessa. Guarda questo simbolo, non lo conosciamo, vero? No. Però è il caso di memorizzarlo. Niente di tutto questo comunica. Viene citato fuori. Oh, bravissimo, ordine aureo e... Loro palesemente proprio... sono lì che fanno... Guardali, guardali. Scusa. Ci ho pensato dopo che stavi montando. Vabbè, insomma, fanno questo, ragazzi. Sono... Ma guarda lui, lui è il re del godo, guardalo. Ce n'è uno che palesemente è il re del godo. Guarda, guarda, guarda lui. Oh, 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 con le braccia aperte. Ecco qua. Lui è sta finito. Proprio cogliendo il godo. E quindi lei è la signora goda. E vabbè, e fin qui le cazzate. Perfetto. Le abbiamo dette. Ah, ma si può anche fare questo? Aspettate un attimo. La guarda. Torre del godo. Quindi, ecco. Eccoci qua, eccoci qua. Questa è Godopoli. Proprio per davvero. L'abbiamo trovata. Noxtella e Godopoli, in verità. E mamma mia, che ridere. Bene, adesso Godstella. Godstella, esatto. O Nocopoli. Guarda, guarda lui. Lui era proprio esterrefatto da godere. Loro si stavano anche un po' ingroppando, però. Comunque, fuori dalla memazione, sembrano un po' fusi insieme. Sì, ma in realtà, guarda la base. Nel senso... potrebbero essere veramente d'argilla, allora. Eh sì. Anche perché hanno grandezze diverse. Sembravano librarsi dalla terra per via del suo potere. Quindi forse lei stava creando uomini d'argilla. Li stava tirando fuori dalla terra. Perché guarda, questi sono in fase di formazione proprio. Secondo me è possibile. Cioè, se la guardiamo da qui, da questa prospettiva, sembrano proprio magari fare addirittura il pianto di nascita, perché ora sono rinsecchiti, ma magari un tempo non lo era. Sia come sia, la prima cosa da fare è controllare la cascatina. Ah, questo non si poteva fare a bordo, stavo dicendo, in groppa a torrent. No, io mi incazzo, Miyazaki. Miyazaki, io ti faccio causa. Maledette cascate. No, davvero. Faremo un gioco Souls-like. Pago io lo sviluppo, offro io. Solo segreti dietro le cascate. Solo. facciamo il muro prima. C'è anche un interno poi da esplorare, ma prima facciamo il muro. È importante. Yes. Io prendo un dolcetto allora. Un dolcetto? Ma in real? Sì. Ah, io sono a dieta, maestro, questo mi fa estremamente male. Io non lo faccio mai, ma... Un dolce... Che dolcetto è? Me lo descriva, quantomeno. È il resto, i rimasugli della Pasqua. Quindi una colomba? È un ovetto. Un ovetto Kinder, cioccolato come? Sì. Esattamente, fondente? Al latte? Con le nocciole. Il più buono.
Quasi diventi un uovo d'argillo. Quasi lo sento nella mia bocca, maestro, con il suo sol dolce descrivere il sapore croccante di quelle nocciole che si schiudono fra i denti. Hai schivato un free boot molto pericoloso. Hai veramente schivato. Hai parlato abbastanza in fretta da renderlo molto difficile. Ma questa cassa è nuova. È nuova. Non l'ho mai vista così. È nuova. Primo Mimic? No, non è una cassa. La luce è leggendaria. La luce è leggendaria. Grande con vallaria spettrale. Grande con vallaria spettrale. Dove sei? Ovviamente io non ho guardato che tipo di oggetto è. Ovviamente. Fiore bianco che cresce nelle catacombe. Uno spirito vi si annida vicino. Merda, le ceneri maggiori a più 10. Serve per fare il più 10. Nei tempi antichi, le convallarie di grandi dimensioni venivano usate per recare conforto agli spiriti eroici. Erano offerte in dono per onorare le morti più gloriose, nella speranza che le loro storie sarebbero divenute leggenda. Quindi qui sono... c'è qui questa convallaria dedicata a questa donna. Noxtella. Nocron non è l'unica città. Esatto, eterna. Hanno tutte la radice Noc. E quella l'ho già vista? No, quella è una nuova. Una nuova grazia. Beh, ragazzi, io faccio. Mi perdonerete un ultimo giro perché una volta caduti. Oddio, però ci possiamo teleportare. Quindi, sti cazzi, dai, andiamo giù. Possiamo fare il teleporto, quindi io direi di farlo. Però non moriamo? Facciamo il Moriarty, eh? Però se c'è acqua magari è morbido. L'acqua morbida nei Souls è proprio un classico, eh? Vero, Tommy? Non è vero. Però allora come ci arriviamo? Mi sa che è finita. Cioè, quindi ci fanno. Tra l'altro, sai cosa non ho fatto? Non ho letto la mappa. Abbiamo presa l'ultima volta, ma non l'ho letta. Il fiume Ansel pazzo. Ansel e Gretel. Allora, oggi sono on fire, ragazzi. Dov'è però? Non è qua? Sì, sì, oggetti lì. Chiave? No, era lì. Era lì? Ma ho fatto ordine di acquisizio e non è venuto fuori nulla. Fammi vedere. Ah, è vero, non... è vero. È negli oggetti chiave. Ah, ecco. Touché. E infatti, eccola qua. Sotto l'interregno scorrono due grandi fiumi, ok, il Siofra e l'Ainzel. Si dice che questa vasta regione sia la tomba delle civiltà antecedenti l'era dell'albero madre. Sì. Peraltro, questa era la strada che abbiamo fatto. Noi siamo venuti da qui? Siamo scesi da qua noi o siamo scesi da qua? Da lì. Da qui, dal pozzo del fiume Ainzel. Sì. In teoria si potrebbe provare anche ad andare qui. Mentre qui non ci potremo andare. Però come facciamo ad andare qui se questa strada è una cascata? Mi sa che questa esplorazione finisce qui, raga. Per ora è fatta. Perché guardate, qui ci dobbiamo buttare di sotto. Di qua non si passa. Qui c'è la grazia appena presa. Dobbiamo tornare indietro. Qua non c'è un cazzo. Qua si ritorna alla zona dove c'è il mercante. Sopra c'è la bestia che abbiamo ammazzato. Torniamo indietro, possiamo tornare qui. Ma questa è un'altra cascata stilizzata, credo. E l'avevamo pure vista questa zona. Sì.
Esatto. Quindi finisce qui. Beh, però beh, con la nozione dell'appartenenza, esatto, alla civiltà antica dei soldati draconidi. Quindi forse sono loro ad aver ucciso i draghi o comunque averli sottomessi. Forse l'unica cosa che possiamo provare a fare è andare qua. Intanto torniamo indietro e poi vediamo. Vediamo. Faccio il teleport, faccio prima. Proviamo il basso corso e vediamo un attimo. E questa è l'unica parte di mappa che non finisce. Questa l'abbiamo fatta, qui pure, me lo ricordo. Vediamo un po'. Ti rimuovo un secondo lo schermo, ma tornerà, eh? Certo. It is not simple, friendos. C'era un bivio prima. Forse ho saltato. Proviamo a un certo punto di aver visto due strade. Oddio, forse potrebbe. Queste. Oddio! Chi torna? Ragazzi. Non mi inseminate. Sono tornati, ma in HD. Ma prendono il friendly fire delle formiche. Quindi not so friendly. Forse no. Sono morte invece. Ah, figo. sì, finalmente le rivedi. Sì, ragazzi, c'è effettivamente un'altra. Guarda là. E tireranno fuori la marcescenza scarlatta, forse? Allora, vediamo che status mi danno. Spara, spara. Fammi scoprire di cosa sei fatto in questo gioco. No, danno la morte. Eh sì. Quindi nate dopo la rottura dell'Elden Ring, direi. Con la runa della morte che ha fatto casino. Osho. Eh sì. Sono cattive, eh. Molto più cattive che in passato. Dove siamo? Guarda che ambiente incredibile. Altra prospettiva nuova. Aspetta un secondo, prima di guardarla voglio leggere la farfalla di Eonia. Farfalla dalle ali scarlatte raggrinzite che vive nelle paludi di Eonia. Materiale per la creazione di oggetti. Scarlatta, uh-huh. Quindi forse davvero è marcescenza scarlatta qui. Stando alla leggenda, queste farfalle formavano un tempo le ali della dea della marcescenza. Occhio. Quindi, una dea. Malenia la ma quindi questa è la regione di Eonia, come cazzo si chiama? Fuck. Guarda che roba. Forse Malenia ha visitato questo posto e ne è uscita con la marcescenza? La marcescenza nasce dalla morte di questa dea? E attenzione, hanno parlato di dea, non No. Semidio. Esatto. Quindi bravo. È la conferma ennesima. Ci sono più divinità, ma in qualche modo Marika ha avuto ragione più delle altre. Osserviamo. Guarda quante farfalle. Guarda che hanno le pustole anche gli alberi, o meglio i tronchi, i rami. Ancora la statua dell'uomo? Sì. Quindi Eonia probabilmente non è una regione, ma semplicemente un'altra città della civiltà eterna, la chiamerei così. Guarda lì. Guarda lì i funghi che crescono anche fuori dalle grotte di Kylid. Perché ovviamente l'ha diffusa Malenia. Una porta. E questo fumo credo diffonda la marcescenza. Ti sei buttato tu in blind? No. I was wiser than that.
No, ma non perché io pensi di sopravvivere, semplicemente vorrei capire se il fumo dà la marcescenza. Lo sbircio di morte tendo a non farlo. Però capisco perfettamente la voglia che ci hai. Ci poteva stare, no? Perché se ti butti e il fumo ti dà marcescenza scarlatta... Ma io credo ci sia una death box prima, eh. Ah, ok. Guarda lì, sono proprio i funghi fuori dalle grotte. Cazzo, ho voglia di fare Kaelid. E quelle invece quando cosa vuoi. Sono? Cristalli di gravità? Stalattiti viola. Mm-hmm. Particolari. Vado a caccia di dettagli, mi perdonerai. Ma secondo te perché hanno messo quello squarcio? E quello scorcio? Eh sì, hai ragione. Lì c'è qualcosa di importante, maestro. Parrebbe, eh? Tutta quella corruzione. Non si può davvero andare oltre. Comunque, ragazzi, palese teaser Pokémon questo. Loro sapevano tutto. Violetto. Violetto e scarlatto. Bravissimi. Sapone, beh. Di certo c'è tanta merda. Non credo davvero adesso ci sia altro. Qui ci posso passare, non penso proprio. No, sei stato bravo. Perché questa stanza l'avrei vista, figurati. Ragazzi, sono scrupoloso, ok? Provo a fare una cosa che non porterà a nulla, ma come l'ho fatto qui e abbiamo avuto fortuna, lo proviamo anche di qua. So che il maestro mi dice che sono stato bravo, ma per sicurezza, per sicurezza. Per sicurezza. Respawna? No, mi sa di no. No, fortunatamente no, che bello. Sono contento. L'avrei visto questo sbocco, amici. Però non sa mai. E quella roba. Ah, 100 piedi aureo. No, niente. A meno che non si possa fare la porcata di rompere le colonne, ma non penso. No. E allora next time. Alla prossima visita. La nostra esperienza si conclude qui. Bene, ma non benissimo, nel senso che volevo qualcosa in più. Ho avuto tanto, ma non quanto desideravo. Ah. Mi lasciate stare, mi fate teleportare, per favore. Per favore. Guarda, c'è qualcosa qui. Un toro? Quindi è un altro animale. Un, toro, sì. Un altro animale ancestrale è il toro. Guarda un po'. Minchia, gliel'ho buttata dentro. Sembrerebbe un toro, sì. Decisamente. Forse è lo spirito ancestrale di questo, di questa zona. Magari la città eterna era basata su tante città, quanti spiriti ancestrali c'erano. Quindi quella del cervo, quella del toro, che un po' riprende, se ci pensate, il concetto di costellazioni di oroscopo. Anche se ovviamente il cervo non è un segno zodiacale. Però ci siamo capiti. Chiaro. Guarda come rollano. Secondo me è la stessa animazione delle capre dell'interregno. Bene. Si torna in cima, maestro. È il momento. Liurnia torna.
Ok. In realtà ancora non siamo in cima. Perché avevamo preso l'ascensore, giusto? Ma per tornare su... dobbiamo risalire da qui e lo farei per sicurezza a piedi. Così non ci dimentichiamo nulla. Mi piace, mi piace. A volte fa stuttering importante in questa zona. Lo stuttering con Elden Ring è un dramma. Chissà come mai. Perché hanno lockato il frame rate a 60. Ah. Yep. O no? O no? Bad idea. Oh no. Sono morto. Adesso facciamo teleport a questo punto, a questa grazia, e recuperiamo le rune. Perfetto. Questo dovrei averlo visto. Oh. Mi hanno chiuso. Mi hanno proprio chiuso. Questi pezzettini di cazzo. Facciamo una vasca, recuperiamo le rune e ci leviamo dai coglioni, ok? Via, via, via. Abbiamo una bella barra della tempra adesso, eh. Non me ne lamento. E possiamo tornare in cima. Let's go. Mi voglio portare la formica, ragazzi. Vi giuro che mi voglio portare la formica. Voglio vivere questa magia della formica che viene su con me. Ok, vieni su. Tanto di... No, mi sa che è programmata per non entrare dentro l'ascensore. Povera, povera. Guarda, guarda. È impazzita. Però magari se sono bravo. Ecco, vai. Vai ora. Vai ora. Sì. Sì. No. Quasi. Il desiderio. Tesoro. Oh. No, stava salendo. Volevo farle vedere il cielo, maestro. Che quello poeta. Vero. Bene. Se lo meritava. Assolutamente. Beh, abbiamo già i waypoint segnati, quindi direi let's fucking go. Che cazzo è questo? Mettiamolo su. Oh, bene, bene, si esplora, eh? Assolutamente. Beh, visto che siamo online, vogliamo dare un senso. Ah, però non abbiamo torrent. Magari nelle catacombe. Purtroppo la coop fuori dai dungeon è... Ugh. Che stupida però sta cosa che non possiamo usare il cavallo. Perché? Da morire. Che senso ha? Qual è l'impedimento? Tanto, cioè, non è che la telecamera è loccata, quindi... Ok. Torniamo sulla strada principale. Abbiamo già fatto l'accampamento pazzo. Ci dirigiamo di qua, giusto? Sì. In questo sentierino, corretto. Controlliamo bene. Muro, muro. Potrebbe esserci del nascosto godo. Sempre. Attenzione. Faccia la molta attenzione.
Guarda qui che boschetto godico. Abbiamo trovato degli escrementi dorati, li possiamo annusare. Non mi mettere la torcia, no? C'è la lanterna. Niente. E niente neanche qua. Nulla. D'un cazzo. Una bestia strana pare a me. What? Ma voi non dovreste essere qui. Beh, a quanto pare non quindi sono loro solo si spiriti. Proiettano con lo spirito lì? È possibile. Forse quegli spiriti sono una loro reminiscenza, diciamo, esatto, reminiscenza del passato. Che cazzo ci fate qua voi? Fammi controllare il Miyazaki un attimo. No, qui ci siamo stati, quindi niente. Cosa? Rovine del palazzo di Uld. Chi cazzo è Uld? Uld probabilmente è quella donna. O boh, il posto in cui risiedeva. Rovine del palazzo di... Ah! Ah! Di nuovo? Ah, ehi, aspetta, per questo sono qui. Quindi erano risaliti. Pare, eh. Erano risaliti, amici. Rovine del palazzo di Uld. E mo Uld chi cazzo è? Allora, controlliamo bene il dintorname. Perché qui ho il terrore di perdermi roba. Ero di merda a sto posto, letteralmente. È quello il palazzo di Uld? Dove sto guardando? Qui. Ah, aspetta, ma mi sto avvicinando al grafo pugnale. Beh, let's go! Andiamo in via del grafo pugnale 37. Madonna mia, mi ci perdo qui dentro. Cosa? Oh no! Ah, Isirune! Ah, sì, sì, è vabbè. Solo, è solo un orso. Vabbè. Oh mio Dio, quanto cazzo... Quanta cazzo di vita ha! Madonna. È morto! È morto risucchiato dal... Ah! Gesù! Ti ha fatto la presa del suicidio! Che culo! Dov'è? Ehi? Ehi? Ecco Isirune! No! Isissime, ragazzi! Non ho neanche dovuto ucciderlo! L'ha ucciso Miyazaki! Chissà perché. Allora, praticamente la tattica per ucciderli è farsi abbracciare. Questo è un messaggio di Miyazaki per dire che l'amore vince su tutto. Runelle easy. Ma questo? Ma questo è un palese segreto per trovare l'Elden Ring, ragazzi. Ah, io le ho scalate tutte, non ti preoccupare. Oh, no, Elden Ring. Stavo cadendo. Sappi che una volta... Sappi che io le ho scalate tutte e un giorno trovai un premio, eh. Ok. Quindi devo continuare a farlo.
Lo sapevo io. Ecco il mio premio. No, ritroverò l'orso. Sono stato punito. No, dove cazzo sono, ragazzi? Sono al fiume Hansel e Gretel. Tornare. Oh no. Giusta punizione. Arriva o no? Non possiamo fare il di sopra? Ah sì, possiamo. Posto. Okay. SSD? Si gode. Bene. Ora evitiamo cazzate. Evitiamo cazzate. Andiamo dritti. Oh, qualcosa qui. No! Lasciatemi stare, orsi di merda. Non cerchi abbracci. No. Magari mi droppa qualcosa. Freccia persecutoria, vabbè, mi accontento. Però allora aspetta, potrei raccattare questo ullico strumento? No, non ci arrivo. Vabbè, lo farò dopo. Intanto andiamo al grafo pugnale pazzo. Wait. Ok. Andiamo al grafo pugnale pazzo e poi se ne parla. Stai attratto, eh? Okay. Sì, 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 sì. Ci voglio provare, amici. Voglio provare a fare la Six Strategy. No, ma le rune mica sono là sopra. Oh no. Oh no. No, ragazzi, ho tanta paura. Ok, le ho prese. Le ho prese. Le ho prese. L'orso sotto è stra incazzato. Allora, scendi da sto cazzo di cavallo. Ok, sta andando via. Perfetto, perfetto, siamo tutti contenti. Io ho ripreso le rune, l'orso è andato via. Bene. È fatta, ragazzi, è fatta. No, 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 non voglio abbracci. Non cerco amore, non sono Luca Comics. Ti ricordi, andava di moda Free Hugs? Sì. Ah, ma lì si può fare del saltame. O è dello scendame? Forse è più dello scendame, sai? Beh. Però magari con un po' di platformo pazzo. E tu chi cazzo sei? Quella è una catacomba. Ah, ma quella è grafo pugnalopoli. E tu che c'entri col grafo pugnalopoli? Beh, sei un cavaliere decapitato? Come quello che ho droppato? Sta arrivando. Ha delle ali. Ma che cazzo vuole la libellula? Oh, ma quello cos'è? Il ring completo? Cos'è? No, l'Elden Ring ha un logo molto diverso. No, hai ragione, certo. Però è tipo il segno oscuro. Ha lo stesso moveset dell'altro cavaliere. Però non ha la testa. Eppure è molto grazie vivo. Grazie a Ferry del Raid, milady, ragazzi. Un piacere. Vabbè, ti prendo a schiaffi, però. Cioè, pensavo tu avresti preso la metà del danno. Sta libellula se li fai i cazzi suoi. No. Dicevo, secondo me... No, mai. Impossibile. Okay. Accoltellata. Perché io ho fatto l'università della strada.
Allora, mi è sembrato la silhouette di una cenere che ho. Più precisamente, lui. E infatti lo è. Luthel, senza testa. Stesso scudo. Bravo. Questo cavaliere... Mazza che a te, mazza che... Che bravo. Cavaliere acefalo e al comando dei soldati del mausoleo. E mi sa che era lui. Visto che si chiama Luthel senza testa, non esiste un insieme di soldati senza testa. Quindi penso che fosse proprio lui. Sacrificò la propria vita per continuare a proteggere nella morte un semidio senza anima. Aspetta, e quindi è lì dentro? Bro, c'è un semidio là dentro? Addirittura. Beh, stava proteggendo un semidio. Bro, forse quel semidio è collegato alla catacomba. In effetti. Andiamo subito. Andiamo e entriamo. Strada maestra di Bellum. Catacombe dei neri coltelli. Perché i neri coltelli hanno delle catacombe? Ora, l'occhio della belva trema. Sei in una catacomba. E quindi tosta, è profanatissima questa. Questa è una catacomba profanata, perché se l'occhio della bestia trema vuol dire che c'è qualcuno che vive nella morte qui dentro, ma nessuno dovrebbe vivere nella morte qui dentro. Per definizione, la catacomba serve a questo. Quindi qui, esattamente come quella nella quale abbiamo trovato l'assassina dei neri coltelli, c'è stato del profano. Aspetta un po'. Non l'ascia di Godric, ma... Dov'è quella sacra? Era questa. Ah, la lancia arborea. Ma mi manca niente, mi manca destrezza. Ce l'ho qualche spada sacrissima? Mi pareva di sì. Non Rogier. Vassallo. Pugnale. No. Forse no. Forse no. Beh, se vuoi queste catacombe possiamo farle insieme, eh? Certo. Allora, e allora ti faccio l'evocazio. Brilliamo di coop. Anche se devo... Ora ti mando lo schermo, eh? Sei fatto, ma devo cambiare. Hai fatto del laghetto. Allora, metto la password giusta. Ok. Messo alla grazia. Arrivo. Ma porca troia. Quant'è che facciamo così? Vediamo un po'. Minchia, niente, però vabbè. Beh, non sono potenziate. Eh sì. Eccoci qua. Andiamo. Joel. Let's go. Sì. Ok, le tolgo prima di subito. Il loro potenziale è ancora da far sviluppare. Sì. Ehi, hey Joel. Joel. Sono qui. Sei, non ti vedo. Oh. Ok. Propiziamo. Già. Propiziamo con del lag pazzo. Fondamentale. Ok. Cutterfinger. Si è danneggiato. Vuol dire che ci ha rivelato l'esistenza di una trappola. Possibile. Eccolo. Minchia. Attento, attento. Attento al sanguinamento. Oh mio Dio.
È rottissimo. Distruggiamolo. Ah, niente. Bisciottante. Non preoccuparti. Eh sì, il sanguinamento è una build molto originale in Elden Ring, attento. Cazzo! Ma originale? Sì, c'era un leggero sardonismo in... Ah, ok. Allora, chiunque ci invade a sanguinamento. Esattamente. Allora... Merda, ci ha distrutto, ragazzi, Cutterfing. Io ho un counter, ma non sono riuscito a utilizzarlo, sono stato scarso. Hai un counter delle build sanguinamento che ci invadono? Sì, l'ho creato, sì, l'ho preparato. Hai fatto ma, bene. Sai, è ancora, o meglio, manca ancora il damage output, ma quando arriverà... Ok, ho rimesso il segno. Ci ha distrutto, maestro. Sì, ci ha riportato senza ping. Ci ha corretto la connessione. Sì, ci ha riavviato il modem. Cutterfinger, maledetto. Ok. Let's go. Ok, c'è una trappola lì, mi sa. Oh, ma non lo sto prendendo. Oh. Ecco, colpa di Cutterfinger. Sì. Mannaggia il cazzo. Ma si sono cosa sta succedendo? Forse c'è un evocatore. Ah no, no, scusa. No, niente. Forse c'è un evocatore. Nulla. Dico niente. Eh no, sì, mi sa che era quell'evocatore, c'era questo tizio con bravo, esatto, oh, bravo. Fucking oh, fuck. Cavolo. Un segreto. Già. Vale la pena investirvi. Assolutamente. Sempre. Oh. Ascia di Rosus. La leggeremo non appena saremo al sicuro. Questa è cicciosa. Quanta vita che hanno sti scheletri, mamma mia. Sei in una catacomba avanzata. Diciamo segreta, esatto. Allora, leggiamola. Rosus, mai sentito questo nome. Tra l'altro un'ascia, quindi potrebbe essere preziosa per Pav. Intelletto. Quality intelletto. Forza int. Quest'ascia rituale reca l'effigie di Rosus, custode della morte, incaricato di indicare il cammino verso le... Ah! È la statua! È lui! Sì, è lui! I morti smarriscono spesso la strada e per questo necessitano di una mano pronta a guidarli. Evocazione di Rosus solleva l'ascia per evocare coloro che si sono smarriti nella morte. Tre scheletri emergono a distanza dall'esecutore per assistere in battaglia prima di svanire. Il maestro me l'ha insegnato e io voglio dar lui soddisfazione, quindi proviamolo. Ovviamente non riesco a evocare perché non ho abbastanza intelletto. Però dimmi, non è che per caso hai... Ti voglio insegnare un paio di cose. Uh-huh. Fammi vedere. Hai per caso... No, non ce l'ho, ce l'ho io. Non c'ho idea. Fammi vedere. Che lacrime... Ah, accidenti. Ancora niente. Per respeccare? Ok. No, non volevo... No! Allora te lo dico a voce e poi te lo ricorderò quando ci sarà il momento. Così almeno ti do un insight tecnico che ti piacerà. Le ampolle portentose... hanno appunto dei noduli, dei cristalli andiambra che aumentano la caratteristica forza, destrezza e così via, no? Giusto. Ovviamente ne esiste una per ciascuna caratteristica. Sì. E ti danno più 10. Alla singola caratteristica. Quindi in realtà è ampolla più... Cioè insomma con l'ampolla di intelletto io posso usare sta roba.
Esatto, così avresti potuto provarla. Ok, e allora, figo. In realtà in questo futuro... lo potresti anche fare tipo se c'è un boss particolarmente debole a una build, esatto, per averla temporaneamente. Esatto. A voglia. Rosus. Beh, minchia, ma se qui c'è l'ascia che ritrae l'effigie di colui che guidava in tutte le catacombe dell'Interregno, sta catacomba è roba grossa. È roba grossa, sì. Fia ci ha guidato qua. Quindi anche il grafo pugnale in teoria è tutta una quest turbo opzionale. Assolutamente. Ma super importante, perché voglio dire, si va a indagare sul perché dell'uccisione di Godwin. Esatto, cioè è tipo, è vero, è assolutamente opzionale, però ciccia. Ok, qui dovremmo essere safe. Dobbiamo cercare l'evocatore. Sì, perché hanno, vedi, questo esatto, fumo nero. Laura. Maledetto. Au. Figlio di un grafo pugnale. Questo però non ha il, esatto, il fumo. Però è uno di quelli grossi. L'evocatore non è qui. Immagini qui dentro. Nascosto. Per ridere. Cioè, il sei attento. Usa le scale. Si tocca. Granchio, eh. Cosa mangiano? La merda. Eh sì. sono qui proprio a nutrirsi di merda. Oh mio Dio. Ah, c'è una saetta runica? Va bene, ragazzi, i veri Chad la mangiano in questi momenti, la saetta runica. Ok, sta a vedere che si fa. Si usa la saetta runica, intanto. Guarda questo bel dot, Pav. Oh mio Dio. Oh mio Dio, l'hai distrutto, ma ce n'è un altro dietro. Oddio. Il dot è bello, ma la spada è anche meglio. E si gode. Non voglio leggervi. Ci sarà prima o poi in questo gioco una parete illusoria, maestro? O è tipo un grande esperimento di edging per poi darti il godimento alla fine? Chissà. Sembrerebbe che qui le pareti illusorie siano messe con più, con un'attenzione più legata alla storia che non altro. Però ti stanno raccontando come si entra qui, guarda. Guarda lassù. È un buco. Esatto. Dobbiamo salire e poi scendere. Qui non sembrerebbe esserci altro, maestro. E dov'è la strada allora? Faccio l'ottimo. Vediamo. Le pareti illusorie servono per nascondere qualcosa di profondamente segreto, quindi chissà. Sì, però qui potrebbero starci, no? È vero. In una catacomba così importante dove l'Utelil senza testa andava a far la guardia al corpo di un semidio. Qui avrebbe senso. Sono d'accordo, ora, ma allora non l'abbiamo ancora trovato. Non deludermi e trova la strada che sono sicuro che la sgami. Ah, ma questo ne sono sicuro anch'io. Bisogna solo intanto capire in linea d'aria dov'è. Fammi rifare un attimo il butto. Ok, lì. Quindi appena salirò dovrebbe essere a destra da qualche parte, d'accordo. Avrebbe senso trovare una strada segreta dove ci sono le lame, perché le lame ti mettono fretta. Anche. Lì sopra c'è il tizio. Posso salire usando una lama? Sì che posso. Esatto. Quindi non era una parete illusoria il fatto. Aspetta, ha droppato qualcosa. Fegato essiccato antimagia. What? Vediamo. Attenzione, che cos'è. Protezione. Fegato essiccato antimagia. Era equipato anticariano l'amico. La posso fare? Fegato trattato con una soluzione medicinale blu, poi lasciato essiccare. Incrementa brevemente la resistenza ai danni magici, migliorando la capacità di attutire gli attacchi intrisi di magia. Si stavano preparando a subire un attacco da parte dei cariani? Chissà. Addirittura le statue del gatto si gode. Qui c'è un altro evocatore.
Tira dritto, Joel. Cioè, puntiamolo. Gliel'ho puntellato. Perfetto. Ah, muoiono proprio istantaneamente. Non cadono, me l'ero istantaneamente. Non guarda male. Un po'. Guarda quante statue. Queste sono rare nelle altre catacombe. Invece qui ne è sì, pieno proprio. Guarda, c'è anche. Guarda, c'è anche proprio un buchetto qua sopra. Guarda quanti gatti a tre teste, già. Tanti, tanti, tanti. Questa catacomba è più solenne delle altre, devo dire, al di là della mia aspettativa. Okay. Animish proprio sta fine, eh? Mamma mia. Allora, qui ci potrebbe essere. Sì! Sei il primo! È il primo! Ragazzi, è il primo di tutto il gioco! Minchia. Forse volevano dargli un significato, perché è il primo ed è davanti a una nebbia nascosta. Vediamo. A terra è anche un'evocazione, infatti. Di... E certo, perché la mia, il mio occhio tremava. Qui c'è una radice. Qui dentro c'è un boss che droppa una radice. Quindi un assassino probabilmente dei neri coltelli, ma più forte degli altri, chissà. Sì. Assassina. Questa ha la vita piena, eh? Eh sì, eh. Veloce. Wow! Il potere. Si muove come una tortisiana, guarda. Stai attento, Joel. Vai. Oh, ce l'ha con te. Oh, yes. Sembra un po' la danzatrice. Oh, cazzo. Devo bere. Ottimo duello. Sì. Ok. A puntello. No. Eccolo. A puntello. Full combo. Se tanto. Buono. A puntello ancora. Oh sì. No. È all'angolo. Arriva. Wow! Wow! Che bomba! Finalmente ho guardato che cos'è. Oh, anche grafo pugnale oltre al talismano. Lei non ha la radice. Sì. Ha molto di più. Ha molto di più. Un grafo pugnale. Guarda, c'è inciso qualcosa. Probabilmente le parole che servono per rendere mortale un dio, mi verrebbe da dire. Le rune incise le quali... Ed è un oggetto chiave. Ed è un oggetto chiave, certo. Andrà dato a Fia questo. Leggino, prima del grafo pugnale. Marchio del rituale della notte dei neri coltelli. Praticamente è fatto con la stessa logica secondo la quale è stata tirata su quest'arma. Guardate. Il pata cifrato. Esatto, sì sì. Solo che invece di essere creata alle due dita è creata da chi ha congiurato. E non è un'arma utilizzabile perché noi non possiamo, credo attualmente, imbracciare questo tipo di via. Nella notte dei neri coltelli qualcuno rubò un frammento di morte a Maliketh, questo lo sappiamo, la lama nera, e infuse il suo potere nei pugnali degli assassini. Quindi in realtà praticamente Maliketh, sì, sì, la lama nera, ok, non era un assassino. No, Maliketh la lama nera era parte del sistema ed era plausibilmente il guardiano della apparentemente era il custode. Perché il piano prevedeva rubare a Maliketh un frammento di morte e poi utilizzare questo frammento, sufficiente ragazzi, un frammento, esatto, per infondere il suo potere nei pugnali, scrivere quindi le parole, le rune chiave che avrebbero reso, esatto, mortali i semidei. Quindi questo significa ancora di più, come vi dicevo,
che in realtà non si possono distruggere i poteri in questo mondo, non del tutto. Cioè, se l'ordine aureo si è tenuto in mezzo alle palle la lama nera, o meglio la morte, perché è il frammento di morte, allora necessariamente la morte non può essere obliterata da questo mondo. Semplicemente hanno posto un grande guerriero a guardia. Questo segno è la prova del rituale e nasconde la verità sulla cospirazione. Che significa quest'ultima frase? Che probabilmente, se qualcuno può decifrare o avere fra le mani questo oggetto, potrebbe capire il perché. Esatto. Su chi ha cospirato e per qual motivo. Beh, ma in realtà per qual motivo è presto detto? Per rompere l'ordine precedente, questo mi sembra piuttosto ovvio. Beh sì, abbastanza. È chiaro che questo evento ha cambiato per sempre. Certo, tutto il mondo. L'ordine aureo lo ha frantumato. Maliketh la lama nera, e c'erano i seguaci della lama nera, che erano quei bestioni al Dracotullo. C'è vero? Quel gargoyle che sta in... Esatto. Però i seguaci della lama nera, in questo senso, sembrano anch'essi parte di un sistema, non oppositori. Se Maliketh la lama nera è parte del sistema, i seguaci della lama nera sono i seguaci di Maliketh e quindi sono buoni. Sì, sono semplicemente i gargoyle della morte, ma intesi in senso positivo. I gargoyle, esatto, che presiedono la morte, che fanno la guardia all'ordine che c'è intorno al concetto di morte. Precisamente. Mentre i neri coltelli sono neri perché sono resi tali dalla runa della morte. Eh sì, i neri coltelli sono assassini nell'ombra che hanno il potere della lama nera, attuato il bieco complotto. Secondo me Maliketh è ancora vivo. Diciamo che lo incontreremo. Secondo te il discorso è: lo incontreremo, gli è stata rubata la runa della morte, è piuttosto incazzato. No, più che altro gli è stata rubata, non l'hanno ucciso. Perché non dircelo qui? Qualcuno uccise Maliketh e gli rubò. Touché? Non si sono fatti problemi a dirci che Godwin è morto, no? Non si fanno problemi a dirci che tutti sono morti. Quindi se non è morto, fino a prova contraria, sta ancora qua da qualche parte. Ciò detto, ho una sola obiezione contro la mia stessa supposizione. L'ordine aureo doveva essere molto incazzato con Maliketh per essersi fatto rubare questo frammento. Touché. E non sappiamo neanche come se lo sia fatto rubare. Se l'è fatto rubare, come dire, per sua negligenza, è stato ingannato. Faceva parte del bieco complotto. Però rubare, esatto. Cioè, se rubare è molto esplicito. Parte del bieco complotto significherebbe che Maliketh ha simulato un furto a suo danno. Incredibile, però. No, sì. Meno probabile per ora. Poi abbiamo il talismo. È molto simile all'altro che avevamo già preso, no? Sì, infatti. Ceruleo. Pugnale ceruleo dell'assassino. Riproduce le lame dai riflessi corvini brandite durante la notte dei neri coltelli quando i semidei conobbero per la prima volta la morte. Bella. C'è un oggetto? No, ok. Ah, c'è semplicemente il ritorno. Ma noi non vogliamo tornare, c'è ancora un boss da fare. Bravo! Però poi, ragazzi, cioè, ma chi cazzo me lo fa fare di non tornare da Fia? Ma sti cazzi di Liurnia. Bravissimo, due. Ovviamente, cioè. Dobbiamo che domande. Abbiamo fatto il butto, ragazzi. È il butto che dovevamo fare prima. Sì. Proprio lui. Eh sì. Infatti possiamo fare... Per questo si chiama grafo pugnale. Pugnale più grafia. È un pugnale su scritto... Sì, sì, sì. È praticamente un pugnale... Fatto di parole. Unico, esatto, sì. Scritto vaffanculo semidei sopra. Se fossi Miyazaki, sai cosa ci avrei scritto sopra? Cosa? Dark Souls 2. Ma questo è Tanimura. C'è scritto Tanimura.
e muoiono. Il grafo team B, esatto. Spietatissimo. C'è scritto ascensore. L'ho tirato, sì? Amici, non mi ricordo se ho fatto il tiro oppure il volto. Vabbè, il Voltaren. Bene. Si torna indietro. Che Chad, non mi sono fermato. Bene. Maestro. Vai. A lei è andato? Beh, fai. Io adesso ho sconfitto con il Joel. Boss. Il boss, vai pure a fare quello ufficiale da solo. Ufficiale? Oh, no, un'altra ombra. Che palle. Questa era veramente fastidiosa. Sì. Fa schifo. Poverina, no! Decimata! Sì, cioè... sì, adesso le faccio del grafo sexo. Bella per te. Ceneri di stregone bisavio. Quindi con due teste. Ragazzi, è tempo prezioso del grafo sexo. Leggiamo. L'elmo ha dei bonus interessanti. No, non era un elmo, era... Ah, ok. Le ceneri. Ok. Ceneri okay. In cui albergano gli spiriti. Usale per evocare lo spirito di uno stregone bisavio. Uno stregone di Reia Lucaria che indossa una maschera di pietra. Coloro che studiano l'epitome dei bisavi, ok, l'epitome in realtà, rappresentano l'elite dell'accademia, ok, e Figo. Hanno padroneggiato le stregonerie scheggia cometa di scintipietra e esplosione di cristallo. Quindi praticamente hanno due teste perché sono intelligentissimi. Cioè credo che il concetto sia quello. Sono talmente intelligenti che è come se avessero due teste, due cervelli. Ecco qua la radice. Beh, giustamente la radice in realtà la troviamo qui alla fine di tutto. Godopoli. Allora, ora dovrei fare una scelta importante. A chi dici prima del pugnale? A Fia? O a Rogier? A Rogier? Allora, intanto riammazzo Luthiel. Addì. Adesso ne parliamo insieme di questa scelta, ok? Rifaccio un attimo lui perché è molto simpatico. Magari droppa qualcosa, no? Però è uno spirito, ragazzi. È importante questa cosa. Cioè, imperituro. E qui beh, hai, sai, eterna guardia. È capitato. Eh sì, giustamente. Allora. Ci sta che abbia dei problemi. Ha dei piccoli problemi. Bene. Bene. Allora. Possiamo dire del grafo pugnale a varie persone. Possiamo dirlo a Roger, ma di lui non mi fido. Ok. Purtroppo. Non mi fido di Roger perché... lui è morto sapendo benissimo di essere stato maledetto in un modo particolare da quella testa in fondo al castello, ma non ci ha detto niente. Potremmo quindi... dirlo a Fia. Però Fia ha praticamente snicciato Roger. Ricordo male? Fia ci ha detto dov'è perché Roger ne parla a letto. Fia te l'ha confidato perché Roger si confidava in lacrime e sa che lui non può cercarlo. Però ha chiesto a te di trovarlo in suo nome per aiutarlo a scoprire qualcosa, allora, di più su quello che lo ha facciamo maledetto. Così, ok? Guarda dove sono. D'accordo? Guarda dove sono. Sono qui. Sì. E adesso mi metto seduto.
E facciamo che questa è una bellissima discussione tra Pav e Joel, ok? Ok. Dobbiamo scegliere cosa fare. Il punto è questo. Non so tu, ma io voglio arrivare a capo di questo mistero della congiura. Perché trovo che sia un atto ignobile quello di aver spezzato l'ordine di Leyndell, l'ordine aureo, la dolcezza, il calore al quale anelava il buon Godric. Marcio sì, ma anche con una vena di tenerezza. Quindi dovremmo dare questo pugnale alla persona che più probabilmente può decifrarlo. Beh, allora non ci sono dubbi. Il ricercatore e soprattutto incantatore. Tu lo daresti a Roger? Roger ha dedicato la sua vita a questo, stai scherzando? Di certo non ha D. Che lo nasconderebbe. Questo sicuramente. D non lo sto neanche tenendo in considerazione. Siamo qui davanti a fare questo discorso, davanti a D che ci ascolta. Allora, di no, di lo rompe, di non, lo vede e fa eresia! Esatto. E lo butta dalla finestra. Fia. È una senza luce molto importante. È vero. Sei sicuro che non abbia gli strumenti? Intorno alla morte. Ma Fia ci ha chiesto di trovarlo per Roger. Anche questo è vero. E vabbè. Poi Roger mi ricorda molto te. Ah sì? Come dai mai? Voce. Beh, lui si sentiva inadatto e incapace, eppure ha trovato il corpo senza alcun problema e anzi ha quasi sacrificato se stesso per trovare una risposta. Va bene. Se la merita. Mi hai convinto. Andiamo a darlo a Roger. Dove cazzo è? Qui. Always good to see you safe. So, what do you need? This is a black knife print. Lo è. I can scarcely believe you managed to get your hands on this. You recall our conversation about the night of the black knife. Lo ricordo, tu però ne eri rimasto abbastanza affascinato. They carried out the deed were scions of the Eternal City. A group entirely of women. Ecco perché assassine. In armor of silver under cloaks which fooled the eye. The knives they wielded though were imparted with the power of the rune of death through sinister rite. Please, I beg of you, lend me the knife print for a time. I'd love nothing more than to tease out its secrets. Though only a fragment, a very specific ritual had to be performed to impart the power of the rune of death. Traces of the one who performed the rite are sure to remain in the imprint. Half my body has been suffused with death. I'm certain it will help me see. Non ha altre abilità. Oh. Va bene. E possiamo farlo fasare? Ci sediamo? Proviamo? Dico, ci sediamo, magari ha fatto le ricerche una volta che abbiamo fatto la certo. Grazia pazza. Ah, my examination is complete. Here's the knife print back with my thanks. Eh sì, ma dimmi un po' che hai scoperto, bro. Now I have a fairly good idea who performed the rite upon the blade. The person who orchestrated the night of the. Ma stai scherzando? Oh, Princess Ronnie. Anni. E vedi che sonnate. Demigod and sister to General Radahn and Praetor Rykard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But if I might be so bold, I would like to ask something more of you. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then all will be laid bare. I will have the answers I have sought for so long. Ma Dio Cristo. Allora, calma, ferma. Ho segnato tutto. Ok, perché quindi Radahn, come immaginavo, è figlio di Radagon, ma anche Rykard.
Bravo, perché non segnarti questo dialogo, lui non lo ripeterà mai più. Immaginavo, per questo sono andato un pazzo. E la genealogia di questa famiglia si perderà praticamente per sempre. Quindi ci sei. I figli di Radagon sono l'inizio della fine. Allora, Marika figlia con Radagon, nascono altri semidei, ma i semidei che nascono... Allora, fermi un secondo. Quindi, insomma, Radagon aveva uccello. E quindi sì, Radagon non è... Non è una donna? Non è un eunuco, non è una donna. Però insomma, potrebbe essere di entrambi i sessi. Potrebbe essere questo il segreto? Potrebbe. Però sì, sicuramente il pisellino ce l'ha. Sì, diciamo che Martin ci deforma l'idea, giustamente, di pensare a questa cosa. Però in effetti non è sciocca. Anche visto quello che abbiamo discusso e notato prima, anche in altri luoghi, come l'opening e così via. Però il fatto è questo. Che succede? Rykard, Radahn, Ranni, Luna Princess Ranni. Ranni mai sentita, ancora una volta assomiglia a Renna, che a questo punto potrebbe essere tendenzialmente un'altra della cucciolata. Cioè la cucciolata God è quella di Godfrey. Quindi Godric, certo, esattamente. Godric è figlio di Marika e... R, Ra, Re, esatto. Ri sono i figli di Rennala. Sì. Quindi Ranni, Renna, Radahn, Rykard. Cioè non Rennala, di Radagon. Ma di madre Rennala. In che senso madre Rennala? Perché dici Rennala? Sono semidei. Perché lo so, è un casino. È un casino, vedrai che poi ci sarà una descrizione che ti aiuterà. Ma l'ha detto adesso... Mi sono perso questo, allora. Quindi lui ha detto che sono nati non da Marika e Radagon, ma da Marika e da... No, pensaci. Luna Princess... Run. No, certo, la luna, infatti ci ho pensato subito, ho detto, ma che cazzo, Rennala ha cambiato nome? Ok. No, Radagon è diventato consorte di Rennala. E siamo d'accordo, però Radagon non era un dio, e neanche Rennala. Esatto. E allora come cazzo fa a nascere un semidio? Esatto, questa è la domanda che mi sono posto io per tantissimo tempo. Allora, aspetta. E infatti poi la risposta non è lontana dall'arrivare, è molto tecnica... E creerà discussione interessante. Aspetta. Però, ok, segniti anche la domanda. Come possono i figli di Radagon, un campione, e di Rennala, un essere umano, a essere considerabili semidei? Perché adesso... non abbiamo mai sentito parlare di Ranni. No, ma abbiamo sentito parlare di Rykard. E Rykard è considerato un demigod. E tra l'altro ha fatto un peccato mortale. Quindi a questo punto è la notte dei neri coltelli, per quanto ne sappiamo. Minchia. Però scusami, avrebbe super senso. Sì. Ma sì, ma a questo punto tutto comincia a avere più senso. È una lotta tra figli a questo punto. Ma nel senso tra ciao, due cucciolate ciao, diverse. Ciao, sì. Ciao Martin. Vaffanculo ai god. Noi siamo i figli di Radagon e Rennala, inculiamoci questo regno. Portiamo Radagon a fare il sesso con Marika e prendiamoci tutto in mano noi. In realtà Rennala è tipo un personaggio turbo importante. Il punto è che Radagon, generale dell'Ordine Aureo, sposa Rennala e da allora parte probabilmente il... Non sono neanche più sicuro che Radagon abbia davvero rubato... Cioè che Rennala si sia fatta davvero rubare il marito. Potrebbe essere l'inizio del complotto, per quanto ne sappiamo. Quindi tu... Allora. Allora, considera questo. Dialoghi come quest'ultimo ce ne sono pochi. Quindi sono talmente bomba, talmente esagerati, talmente pregni, che sono i picchi di queste live. Non perdiamone una particella. Sì. Il blocco note serve anche a questo. Quindi tu stai cominciando a supporre che Radagon faccia parte del complotto. Allora, perché i suoi figli... Ranni ha organizzato la Notte dei Neri Coltelli, ok? Ma la Notte dei Neri Coltelli è una. Nel senso, è uno step di un complotto più grande. Credo. Quindi non so da dove parta questo complotto. O è un'idea di Ranni e basta... O è proprio quindi, l'idea allora, di una famiglia. Esatto. Allora, sicuramente dovremo scoprire. Uno,
se Rani è viva e vegeta. 2, se è possibile interagire con lei. 3, se sarà in qualche modo possibile per noi protagonisti scoprire la verità, se è vera l'ipotesi di Roger. Però Roger ha decifrato, ha percepito qualcosa, ti ha dato una proiezione dei suoi pensieri piuttosto chiara e soprattutto ti ha dimostrato in maniera ineccepibile. Scusami. Un ricercatore ha detto che ti ha appena tolto il velo sulla dinastia di Radagon. Sì, ci si può fidare di lui. E se il segreto di Radagon fosse un'enorme runa addosso? È qualcosa che evidentemente lo scultore ha ritratto visto... e che non era il caso di ritrarre. Quindi tu potresti anche pensare che magari Radagon ha cercato, un po' come i leoni, di rimuovere dalla dinastia i Godfrey. Insomma, i figli di Godfrey. Oppure potrebbe essere proprio un deicidio. Cioè, noi partiamo dal presupposto che i semi dei incontrano la morte quella sera, no? E che né Radagon né Rennala sono dei. E questo è il fatto. Quindi potrebbe essere anche una roba proprio tipo liberiamoci di Dio nel mondo. Ammazziamoli tutti. È stato incredibilmente teso per me avere sempre questa informazione di avere definizioni e radici divine dinanzi alla prole di due entità non divine. Allora, innanzitutto credo che il concetto sia, grazie Power Pizza Podcast del Ride, credo che il concetto sia risolvibile così, amico mio, con... Ora anzi, facciamo così, rileggiamoci il dialogo e ne parliamo subito dopo, ok? Ok. Appena spitta i facts. Non so se tu l'hai usato questo metodo che mi ha insegnato Ferri. No, avrei dovuto. è molto comodo. Ok, ce l'abbiamo. Ora che ho chiara l'identità. Ora ho chiara l'identità di chi sottopose la lama rituale, la mente che orchestrò la notte dei neri coltelli. Ranni, la principessa lunare, una delle figlie del re consorte Radagon e della sua prima moglie, Rennala. Ok. Vedi, te lo dice proprio. Mi ero perso. Semidea è sorella del generale Radan e del pretore Rykard. Suo era il nome che ho scoperto sulla traccia. Semidea è sorella del generale Radan e del pretore Rykard. Esatto, io questa frase me la persi la prima volta, quindi non ti dico quanto ci ho messo a collegare la famiglia, ecco, di Radagon. Ecco perché commanded the stars Radagon. Era Radan, perdonami. Figlio anche di Rennala. Su era il nome che ho scoperto sulla traccia, e va bene. Ti ringrazio immensamente. Se che posso... poi, sì? È il nostro ragazzone te lo dice proprio, demigod and daughter, quindi proprio te lo esplicita chiaramente. Ma se posso permettermi, vorrei chiederti un'altra cosa. Se davvero è stata Rani a organizzare quella notte funesta, quindi qui lo mette un po' in dubbio lui, il suo corpo regherà senz'altro il marchio maledetto della morte fatidica. In che senso? Devi avere un marchio addosso, quindi? Allora, secondo me, quello che lui intende qui è che questo fantomatico termine, no, la morte fatidica, questo potere che ha permesso, una volta applicato sul grafo pugnale, di uccidere un semidio, Godwin Laureo, è talmente assorbente, talmente distruttivo, che se lo usi ha un effetto anche su di te. Su di te. E quindi il suo corpo sarà stato cicatrizzato. E non potrebbe essere allora questo il segreto di Radagon, torno a battere lì. Potrebbe avere da qualche parte magari questo marchio lui. E quindi ha aiutato? Esatto, può essere. Ma signore, le devo scolpire anche il suo tatuaggio? Oh, portatelo via. Esatto. Però in realtà mi rispondo a questa supposizione con, se così fosse, nessuno se ne è mai accorto a parte lo scultore, perché il suo quadro è qui, col cazzo che sarebbe qui, se fosse stato uno che ha contribuito alla fine dell'Ordine Aureo. Sei d'accordo? E quindi anche Renna è figlia loro. Minchia, si hanno scopato. Renna, Arpin, ragazzo mio, te l'ho detto, te l'ho già fatta la battuta sugli Animaniacs, vedrai. Sì, è vero. Però ecco, siccome parliamo di Martin, mi soffermo su un paio di cose. La prima è
lui era un generale dell'Ordine Aureo, ma poi si è fermato qui per amore. Sì. E non solo. Allora, possiamo tranquillamente... Siccome Kari è divenuta... Siamo in due. Okay. Sono qui, ti aiuto. Vai. Lui era un campione dell'Ordine Aureo. Sì. Una sorta di, diciamo, generale il quale fu mandato a combattere gli Urnia e i Cariani dopo che loro, diciamo, sculacciarono le prime armate, perché la prima guerra di Liurnia è passata, la seconda è dove subentrò a sorpresa questo generale che riuscì a cambiare le cose. Però in effetti, sneaky sneaky, non sappiamo con quale livello di sincerità Miriel direbbe assoluta, e se c'è un incantesimo di mezzo potrebbe essere sincero, lui si in qualche modo pentì e fece pace, diventando consorte di Rennala. Già. Facendo persino simbolicamente una chiesa chiamata dei voti, ove unire sole e luna. Una chiesa dei voti che porta peraltro una statua presente anche all'interno della città eterna, quindi Liurnia è molto vicina proprio all'epoca passata, alle stelle, a tutto ciò che è antitetico rispetto all'Ordine Aureo, ciò che c'era prima e che forse si vuole ripristinare. E Radagon poi diventa un Elden Lord. Ma che strano. Esatto, sembra... esatto. Allora, magari Radagon non c'entra nulla, ok? Non necessariamente Radagon è coinvolto nel complotto, ma Rennala e i suoi figli sì. Cioè, oddio, si sono divisi probabilmente. Alcuni hanno seguito... Non sono sicuro che tutta la cucciolata di Rennala sia effettivamente pro-congiura, ma secondo me Renna, questa Ranni sicuramente... Magari anche Rykard a questo punto, visto che ha compiuto un peccato. È indicibile, inenarrabile. Una blasfemia. Cioè, quello che sembra è un... Noi siamo figli di questo amore, e questo amore è più grande di quello di Godfrey e Marika. Vogliamo un mondo senza dei, senza questa cazzata dell'Ordine Aureo, qualunque sia ovviamente la problematica morale forse che continua a sfuggirci riguardo l'Ordine Aureo. Ammazziamoli. Ammazziamoli, ammazziamoli, la nostra famiglia regnerà. Mi sembra una roba del genere. E cazzo però. La seconda cosa che voglio approfondire... Che dialoghino. La seconda cosa che voglio approfondire è come ha fatto a diventare Demigod. Ecco. Te la giustifico nel modo... Allora, qui serve una cosiddetta regola, cioè... Esatto. Serve la regolina del fantasy che non conosciamo ancora. Perché biologicamente biologicamente col cazzo che Ranni può essere Demigod. Non è nata, c'è diventata. Vuol dire che Demigod si diventa. Non può essere, diciamo. Ed è qualcosa che abbiamo già visto accadere in Dark Souls. Sì. Solo che lì il titolo di Dio era molto più astratto di quanto si veda qui, perché qua in qualche modo sembrerebbe che l'origine, perlomeno lato Marika, figa, sia davvero divina. Esatto. Almeno così si dice. Quindi, probabilmente esattamente come puoi far diventare Elden Lord qualcuno, il papà può fare diventare semidio suo figlio. L'Elden Lord può fare diventare semidio chiunque voglia, o chiunque legato biologicamente a lui? Automaticamente i figli che ha già avuto diventano... Però questo sarebbe un suicidio da parte di Marika, se lo sapesse. Quindi no, non è automatica questa cosa. Che senso ha Marika? Che senso ha per Marika dare potere alle figlie e ai figli di Rennala? Non è automatico. Forse è stato fatto. Forse Radagon ha condiviso il potere dell'Elden Ring con alcuni o tutti i suoi figli? Ecco, questa è una cosa che già mi piace di più. Ma allora questo testimonierebbe quanto in realtà Radagon facesse un po' il cazzo che voleva, perché se così non fosse, dubito fortemente, cioè se così non fosse Marika avrebbe... autorizzato Radagon a condividere questo potere con una figlia avuta con Rennala. Infatti sembrerebbe in effetti qualcosa di quasi politico slash strategico.
perché se puta caso esiste questa forma di retroattività o di possibilità di donare, diciamo, la radice godhood a qualcuno di già nato, Radagon potrebbe aver deciso di avvicinarsi, sedurre o donarsi a Marika per far elevare la sua prole a divinità. Che è tanta roba. Secondo me sì. Ma quindi Radagon, loro non lo sanno. Cioè, lo sta per scoprire Rogier insieme a me. Ma se così fosse, Radagon ha orchestrato tutto. È tutta una grande stronzata il fatto che Rennala si sia fatta rubare l'uomo. Al contrario, lo hanno previsto forse fin dall'inizio? C'è un dettaglio però. C'è un dettaglio extra riguardo che potrebbe smentire una sorta di malizia da parte di Rennala. Uh-huh. Le si è spezzato il cuore. È stato detto che le si è spezzato il cuore. Hai ragione. E quindi, cazzo, questa cosa spezza un po' l'idea del complotto. Beh, quindi però forse magari Radagon aveva un complotto in mente. Allora potrebbe essere non Radagon Rennala da solo. Potrebbe, sì. Potrebbe essere Radagon da solo. Che circuisce Marika, riesce così a condividere il potere di divinità con i suoi figli e con alcuni di loro tramano contro di lei. E Michela di chi cazzo è figlia? Visto che inizia Michela? Esatto, sembrerebbe Marika, però e non chi, è così evidente. Poi. E appunto, esatto, qual è? Cioè, ma perché i figli di Marika? Siamo sicuri che Michela è un semidei, è un semidio, vero? L'abbiamo già letto. Michela è fammi pensare, Michela non ne ha parlato ancora il signor Gideon? Non sono sicuro che sia stato nominato come semidio o meno. Ok, allora niente. Però è comunque un nome che sta saltando fuori molto di rado. Molto di rado. Radagon. Credo che allora potrebbe avere questo cosiddetto marchio della morte, Radagon. Ci starebbe. Dopo la notte dei neri coltelli, noi non sappiamo quanto tempo è passato prima dello shattering, vero? Cioè prima della distruzione dell'Elden Ring, perdonami. Non lo sappiamo, però comunque non poco tempo. Il Radagon potrebbe aver aiutato. Magari andiamo a cercare questa Rani e non ce l'ha il segno della morte, perché è Radagon che ha ucciso Godwin, chi lo sa. E quindi ce l'ha lui il segno. Tutte cose molto interessanti da dire, eh? Merda, ragazzi! Capito? Merda! È decisamente... ecco, questi sono i dialoghi di Elden Ring. Questo è Roger. Ecco perché Joel ha insistito che lo dessi a lui. Hai fatto bene. Tra l'altro ce l'ha ridato, quindi possiamo ridarlo anche a qualcun altro, ma non so se lo voglio fare. Intanto, dove si trova Rani? Leggiamo. Oh, questo è succoso. There's a manor to the north of the Academy of Rhea and Caria. It is the familial home of the Carian royals, from whom Rani descends. There's been talk of the old royals' vassals gathering there in recent years. Rani's whereabouts since the shattering are a well-kept secret. She hasn't been seen even once. But I suspect she might have returned to the manor in which she was born. Allora, ce la ridice? No, aspetta. Truly is the one who plotted that fateful night. Then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. Would you be willing to procure it for me? She may have returned to the. Ok, semplicemente un riassunto dei due dialoghi. Ok, dicevi? Dicevo che io in blind avevo intenzione di non andare a nord di Rhea Lucaria prima di fare Rhea Lucaria. Dopo questo dialogo sono andato a nord di Rhea Lucaria. Prima di fare il lago? Prima di fare il lago, sì. Perché è quello che faremo. Allora sei come me, niente. Mi spiace. Oh, è un open world, che cazzo, non ci sono regole. Se no lo giochiamo come un gioco normale. È un open world e questa strada è possibile.
E col cazzo che io non vado a cercare Ranni adesso. Che me frega di perché mezzarlo. Lo feci anch'io, non resistetti. Proprio non resistetti. Sentiamo. Perché vuoi un marchio maledetto? Dimmi un po'. Do you know of those who live in death? Sì. The very notion of life in death defies the golden order. By Dee's account, these defiled fiends must be expunged. E tu che ne pensi invece? Truth be told, I seek the curse mark to save them. You may find this peculiar, but I discovered something in my examination of the Knight of the Black Knives. These souls have committed no offense. They have every right to life, only they happen to touch upon a flaw in the order. Spiegami di più, che vuol dire? Una falla nell'ordine. Quindi hanno cominciato a vivere nella morte non perché hanno commesso un peccato, ma perché c'era un problema nell'ordine aureo, dal punto di vista proprio tecnico, sembrerebbe. Cioè nascevano nella morte, dico una cosa a caso, però riguardo a Dee. Yes, indeed. If Dee knew what drives me now, he would surely boil over with rage. Or perhaps. Ma guarda, è a 10 metri da te. But no need to fret. None of that will come to pass. I can tell a good lie when I need to. Spero che tu non le dica a me, però. Merda, ragazzi. Si parte. Però dovremmo dare. Io il grafo pugnale me lo terrei. Ok. Almeno fino a che non abbiamo esplorato questo maniero. Se lo diamo a Dee, lo butta dalla finestra. Potremmo andare da Fia. Però, prima. Che ne dici? Andiamo da Fia? È vero. Non è una cattiva idea, secondo me, parlare neanche con Fia. D'altronde, è lei che ti ha rivelato dove si trovava. Una grande. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Now, come closer. Mm-hmm. You are so very warm. I heard that you lent a hand to dear Roger. He seemed positively elated. He must be possessed of great mental fortitude. It anchors his will and sustains him, despite his grievous wounds. You truly are a champion to dear Roger and myself too. Grazie. Then good day to you, my dear. Ci vuole un sacco bene, Fia. È vero. Adesso ci fa il famoso segotto di incoraggiamento. Non è vero, non è vero, ragazzi, signori di Twitch. Would you like me to blessing Chiara mi sta guardando. Regardless. Lasciamo che si faccia di nuovo dell'amore. You are so. Then good day to you. Niente, niente, non parla più. Arrivederci, signore. Arrivederci. Bene. Ti ha dato qualcosa, no? Sì, il ramoscello, ma non dovrei averlo già? Ti ha dato solo il ramoscello? Mi sembra proprio di sì. Ok. Ti darà qualcos'altro in futuro. Ah sì, sicuramente. Mi darà tante cose. Mi sembra che mi abbia dato solo quello. Ora faccio il... No, sì. Io, Joel, secondo a qualche innesco in più. A qualche innesto? No, non farlo. Oh no! Credo comunque che mi abbia dato solo quello. Andiamo un attimo da Franco. Non credo di poter fare upgrade, però. Infatti questa no. Però magari possiamo tirar sui pugnalini. Perché no? Pugnalini forza sono succosi, Oh, 5 dea più 3 e una 5 dea più 4. Non è male, no? Cioè, scusami, una 5 dea più 3 e una 5 dea più 2.
Ok, ci si arriverà, ci si arriverà. Troverai altri pezzi. Fammele provare un po' così poi. E ricordati che possono avere... Ah no, no, non possono avere... Non possono avere. Weaponati. No, eh no. C'hanno il passetto pazzo. Però hai passo veloce, però hai passo veloce, esatto. Sì, sono qui a fare dello spiritico. Sì, perfetto. Potenziamo gli scheletrini. Merda. 5. Wow, forte. E andiamo. Non ancora, non ancora. Non gliele voglio dare ancora. Signori, si va a nord di Reia Lucaria. Però lasciamo tutti quanti i... Ah, tu vuoi proprio andare a nord? Tu vuoi proprio... Tu vuoi andare a cercare Luna Princess Rani subito, giusto? No. No, no, no. Io qui sono... Qui... No, no, no. Io qua non dico proprio niente. Io qua devo capire cosa vuoi fare tu. Sì. Mi sembra di sì, però, visto che ti sei... Ok, ok. E allora... Tocca andare a nord il più possibile. Allora, però aspetta. Qui c'è il cancello meridionale di Reia Lucaria. Mi sto teletrasportando lì. Ma posso andarci senza la chiave del cancello? A nord puoi provare. Dentro la... l'accademia? No. No, 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 beh, chiaro, chiaro, questo è chiaro. Però allora forse questa non è la strada più intelligente. Forse per andare a nord mi conviene andare attraverso il lago. O addirittura... Potrebbe. O addirittura... È perché Reia Lucaria è qui. La costa, sì. E lei mi ha detto a nord di Reia Lucaria, quindi potrebbe essere qua. Oppure... Aspetta, aspetta, proviamo prima da questo lato. In un maniero, ha detto. In un maniero, ha detto, sì. Forse trovare la mappa sarebbe importante, sai. Su questo hai super ragione, ma in questo momento non c'è nessuno. Per riconoscere il maniero. Devi cercare di rimuovere la Fog of War per scoprire dov'è il monolitino. E come si rimuove? Andandoci? Eh sì. Allora, in realtà c'è un monolitino qui. Vogliamo prendere intanto la mappa del fiume? Ma sì, dai. Non è una cattiva idea. Facciamo così, sto cambiando idea mille volte e vi chiedo scusa, ma... Ma questo è un momento di delicata scelta curiosa da open world, è cruciale. No, no, ma qui non c'è, qui è... Per me finiamo Elden Ring piuttosto, cioè non me ne frega un cazzo, io voglio sapere tutto. Guarda, quando ma anche scoperto... Reia Lucaria è opzionale, no, non me lo dire. Non te lo dico. Ma secondo me sì. Ah, guarda, la risposta ti piacerà molto in futuro. Secondo me è super sì. Ma sappi che questa... Questa parte, quando io l'ho sentita, non ho resistito. Ho detto, ragazzi, non mi importa niente. Devo scoprire questa storia di Rani. Ma certo. E via. Mappa trovata. Vediamo poi un po' cosa leggiamo. Permette... Okay, ecco la Reia Lucaria e nord potrebbe essere anche qua, eh. Oddio, qui? Quello? Che ne dici? Sì, sembra più una torre con maniero vista il tetto, però... Hai ragione, hai ragione. Ah, aspetta. Sgamello. Hai trovato la mappa! Grande! Mamma mia, guardati. Tutto per il presissimo. Eh beh, sì, ma dai, ma sti cazzi di Renala. Mentre cavalchi blind in zone nuove, ma è emozionante. Le sto ignorando perché devo resistere la mente, praticamente. Al fatto di commentare... Sì, sì. Questo evidente crollo. Però quindi avevo ragione. Reia Lucaria è prima di Caria. Ti ricordi che dissi? Reia Lucaria è Caria. Sì. Assolutamente. Cioè, Liurnia è ciò che rimane del conflitto. Esatto, dopo il conflitto di questa zona del regno di Caria. Ok.
beh, io tiro dritto. Screw. Vai, vai. Sì, sì, è che mi giro ogni tanto per capire dove cazzo sono. Lo so, ma deve essere delicato, Dai, ti stai muovendo in territorio ostile nuovo. Sì, ma non voglio guardare perché sennò mi fermo ogni 3 secondi. Lo so, infatti io talvolta facevo tipo i cavalli. Esatto, anch'io uguale. Tunnel vision e via. Dobbiamo resistere, qualsiasi stimolo lo dobbiamo ignorare. La verità non può attendere. Mamma mia. Ranni. Comunque anche molto diretto Elden Ring nel raccontarti le cose. Te l'avevo detto io. Cioè, te l'avevo la speculazio detto. La puoi fare per tuo piacere personale. Però c'è tanto da speculare, ma la storia anche di queste cose opzionali e incredibilmente importanti, diciamo che, guarda, non hai idea di quanto va speculato, però è diretto, è stupendo. Bravissimo. E non vedevo l'ora che tu sentissi questi dialoghi, proprio perché sono la rappresentazione di quello che intendevo. Eh sì. Oh no, Michele è là sopra la mappa. Non sto guardando queste cose, non ho visto niente, ragazzi. Mica sta là sopra la mappa, vero? Ma quello? Semplicemente un picco? Parrebbe. È un picco che hai già visto da una torre, tra l'altro. È vero. Ok, siamo arrivati. Ok, la mappa non è sopra, che godo. Ok, hai fatto una grande scoperta, ci sei. Fantastico. Oh mio Dio, hai la mappa. Dove cazzo è il maniero? Dove cavolo è il maniero? Un edificio abbastanza grande da sembrare... Questo? Ah. Oddio, puzza un po' di maniero, eh. Lo senti questo odorino manierico? Questo odorino mornioso. Esatto. Rovine del re. Minchia, questa serata sta prendendo una però non posso esplorare adesso le rovine del re, ragazzi. O posso? Io posso. Ti direi che forse è il caso di esplorare le rovine del re. No, ma infatti anche se tu non me l'avessi detto, cioè non puoi avere questo nome e non essere esplorato, cioè. E adesso? Pav. Mostraci come hai ereditato le movenze di tuo padre. Pav non lo sa, ovviamente. Di averlo nel sangue. Nega a se stesso tutto questo. Ah, questa sarà una bella serata. Eh beh, sì. Tutto mi aspettavo meno che di vederti qui, cazzo. Bello, bello. Hai rotto i coglioni, hai rotto. Vabbè. Affanculo. Finiti? No. Ora sì. No, ce n'è un altro. Oh, c'è un tizio fermo lì, bianchino. Niente. Ora molto bene.
Questo posto ti insegnerà una cosa fondamentale. Ma c'era questa grazia prima? L'ho vista? In realtà no. What? Come ho fatto a non vedere questa grazia, scusate? Io non ho visto niente. C'era una parete illusoria. Ah! È stata colpita di strisce. Non me ne ero accorto. Oh, bro! Ah, ma quello? Ma quello che cazzo è? Aspettavo questa reazione. È un elmo di Nox, per caso? Mi piaci. Ok, aspetta, prima le rovine. Bravo, bravo. Minchia, ragazzi, stasera non mi tengo il pisellino nelle mutande, però come facciamo? Stasera abbiamo veramente una sorpresa inaspettata. Allora, cerchiamo prima il sottopassaggio. Dov'è il sottopasso? Ah, intanto c'era lui, giusto, l'avevo visto in lontananza. Iji, chiedo perdono. Queste terre reali furono affidate a noi. Il re dovrebbe essere Radagon, in teoria. Ma non avranno speranza, non avevamo speranza. Non penso si sia riaccompagnata a Rennala. Non avevamo speranza contro che cosa? Contro l'Ordine Aureo? Queste terre furono affidate a noi, ma non avevamo speranza. Adesso, il corretto esploro. Bocciolo. Ma ci deve essere qua il palle di passaggio, aspettate. Fatemi cavallare che non si sa mai. Allora, questa mappa, qua il maestro dovrà interagire con te, perché Elden Ring è troppo grande per lasciarti completamente da solo. Ma dovrai stare molto attento, perché qui, oltre a trappole magiche, ci sono dei segreti. C'è un segreto in particolare che il gioco ti vuole insegnare a scoprire, che dovrai poter trovare da solo. Se non lo trovi, io considero che per sfortuna l'ho scoperto per caso, come è successo a te con quella grazia, e mi ha impedito di avere alcune intuizioni che poi per fortuna ho recuperato, però per un pizzico di fortuna. Ok. Perché l'ho visto accadere durante una diretta di Lara, che era qui. Oh, ragazzi, aspettate, è morta la camera. Oh. Vediamo. Eccoci qua. Eccoci qua. Ragazzi, non so perché quando... gli prende così, adesso si staccherà in continuazione, ma ci starò attento. Comunque, credo che alcune rovine si possano rompere, perché si è rotta, si è spaccata. I mostri grandi tendono a poterle rompere. Dicevamo, quindi... dobbiamo trovare il segreto. Dobbiamo trovare il segreto. E dov'è questo segreto? Il maestro mi ha aiutato dicendomi che c'è un segreto. Allora, innanzitutto bisogna trovare il sottopassaggio, ma probabilmente il segreto è l'accesso al sottopassaggio. Ehi, ehi, ehi. Oh no. Dai, dai. Ok. Dicevamo, questo che cos'è? Niente. Potrebbe essere, si è rotta una pietra prima, potrebbe essere qualcosa da rompere. Tra l'altro è fitta di messaggi ovunque questa zona. Lo so, per fortuna, dai.
dei messaggi qui. Ma non si rompe niente. È tempo ben speso, vedrai. Sì, 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 non... non preoccuparti. Io sto... Tu quindi l'hai trovata per caso in blind, questa cosa che sto cercando io? Allora, long story short, l'ho trovata non segreto. Mi si era già sbloccato il risultato di un puzzle, diciamo, a caso. E poi l'ho visto risolvere all'area dicendo: cazzo, ma c'era questo mistero? Allora, non può essere una parete illusoria. Ah, tocca macchia di sangue, niente. Però potrei utilizzare il verbo. Diciamo che a livello di narrazione ti assicuro che Joel II risolverebbe l'arcano per Paolo. Ok, ma... ok, quelle sono trappole. Che però hanno un... hanno un effetto sull'ambiente. Quindi forse devo sbloccare una trappola? Devo toccare una spada? Devo attivare una trappola? Ma non ho fatto niente, ho schivato. Cioè, quindi devi colpire la... devi fare un L2? Come funziona? Forse devi colpire il pavimento, è un pavimento illusorio? Esattamente. Merda, ragazzi, l'ho attivato schivando totalmente a caso. Quindi tu senza accorgertene hai fatto robe qui, L2... No, vabbè, sai, era aperto per me, quindi forse combattere i maghi, chissà. Però è un indizio importante, ossia... vicino a incantatori di questo tipo potrebbero esserci questi segreti. Certo. C'è anche un boss. Oh mio Dio! Sono cazzo. Sì, sono. Spirito inquieto reale. Però qui reale è inteso come cariano. Si direbbe, bravo. Cazzo, però io non ho le armi mie. E qui non... questo non era il boss da fare con le nuove armi, però vabbè. Oddio, fanno malissimo però queste armi, E sono più due. Pensa più 5 ciascuna. Merda! Vanno anche sanguinamente. Cristo, che schifo! Mamma mia, però. Lo so. C'è mezza finestra il ragazzo. Lo so, è un casino. C'è un segreto. Un giorno lo scoprirai, ma non è questo mio. Cristo, avvelenato. Stato bene. Mi manca la mia arma. Lo so. Voglio vincere. Bello dash. Oddio, così vicino alla vittoria. Ottima idea. Tuo. Smart quella schivata. Un po' tortisiana. In quel momento Pava ha sentito proprio voglia di fare del morso. Ma non era un morso, esatto. Perché non so se hai visto. Erano due lame. Ma guarda cosa fa Pav. Guarda cosa fa. Appuntella come con la spada sblumbiana, esatto. Ma con le due lame. Quindi è un po' un'unione tortisblumbiana. Ha droppato qualcosa? Ha droppato qualcosa, maestro? Non ricordo. Ok. Te lo posso dire a breve. Ero troppo.
troppo gasato per quanto accaduto. Ago congelato, cosa? Spada di ghiaccio affilata come un rasoio. Forgiata da Iji, fabbro reale di Caria, quello citato dal fantasma. Sì. Può infliggere assideramento e un attacco potente consente di scagliarne la lama, che si rigenera all'istante. Guarda qui il collegamento chiaro con Nokron e il ghiaccio creato per i draconidi. Ci stai con questo collegamento? Diciamo che ci può essere una ricerca culturale, sì. Abilità elaborata per superare, guarda, gli scudi con gli armamenti perforanti. Ok, sì. Devi assolutamente provarla per capire che tipo di armi, quanta eterogeneità c'è in Elden Ring. Devi assolutamente scoprirlo. Ma io ho 18 di destrezza. Ah, con la runa. La vera chicca non è questa. Tira le spell. Sì, ma non consuma mana. Ma merda, questa è fortissima, st'arma. È fortissima. È fortissima. Cazzo, non possiamo tenerla insieme. Allora, proviamo sta roba. Non siamo pesanti. Io me la porto dietro. Ah, carino portartela dietro. Però non voglio perdere le lame. Le lame erano incredibili. Però prova a fare una cosa. Sono sicuramente fatte. Prendi un secondo. Prendi un secondo il rapier. Che cos'è? Sì, scusa, il lago. Sì, ce l'ho. Ok. Comincia a caricare l'R2 e poi schiva. Con cerchio. Backsteppino puoi fare. In realtà e lancia anche il proiettile. Fortissimo. È veramente forte. Però le lamette non erano male. Però per ora no. Va bene così. Pav ha avuto il suo momento. Lo riavrà. Le abbiamo potenziate del resto. Bene. Dovremmo aver trovato tutti i segreti di questo posto, in teoria. Sei d'accordo? Yes. Mi hai detto l'altra volta che più di uno difficilmente c'è. Sei stato bravo. Sì, sì, molto difficile. E specialmente questo era segreto, quindi. E qui un forcello ce lo mettiamo, però. Io 40 forza lo voglio fare. Per essere anche senza la runa del Pallemax. Però aspetta, la spada di Godric la posso usare? No, perché non ho abbastanza destrezza. L'ascia di Godric. Però l'ascia di Godric mi richiede spendere tanti livelli su Dex. Tanti. Guarda, tanto. Posso dire una cosa? Sì. Stai per ricevere una sorpresa veramente, veramente speciale. Di gameplay, intendo. Ok. Quindi? Non usare le anime per ora. Ok. Le rune, le rune. Sì, gli echi. Ragazzi, ma esatto. Sono le una. XD. No, so, è terribile. Hai scelto un percorso talmente emozionante che... Sì, appena cominciata la diretta, ragazzi. Comunque, incredibile diretta quest'oggi, Sì. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished. What brings Sei you un here? Troll intelligente. Bravo. Io mi sono molto emozionato quando l'ho visto. Guarda la pancia, è proprio un troll. È un troll intelligente, ragazzi. Ma cosa ha nella pancia? Ha qualcosa. No. Come tutti i troll, sì. Non me ne ero accorto. Non me ne ero mai accorto. Ma sono dei golem anche i troll? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am... Aiji! Esatto! È giusto, c'è un'incudine, che stupido!
An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Io cosa fa, le anime magiche forse? Seems like a display. These bones are old, but still able. Allora acquista. Oh! Sorpresa. Mio Dio. Allora, intanto compriamo la 4, perché così ci facciamo la spada più 4. No, forse più 4 ce l'abbiamo già o no? No, ma che godo. Allora. Mamma aspetta, mia, aspetta, che upgrade. Spendo tutto. Spendo tutto. Sì. Si fa shopping stasera. Mamma che godo, ragazzi. Mamma, ho perso il godo, ma l'ho ritrovato. Let's go. Allora, facciamoci un attimo una lista della spesa. Cosa vogliamo potenziare? Allora, sicuramente la 5 dea la facciamo più 3, quindi ci compriamo un cristallino più 3, un più 4 per il nostro spadone della lama innestata. Mamma mia, che è veramente forte come arma. Lago congelato pure, immagino sia speciale. O no? Sì. Sì. Specialissimo. Cazzo. Sì, dai. Facciamo così. Mamma mia. Allora, something. Sì. Acquista. Compro questo. Compro un treino. E facciamo il potenzio. Sì, eccone uno. Ah, posso fare anche più 5. Perché sei stato a Nokron! Oh mio Dio! Sono fortissimo, ragazzi. Il più 5 è tanto, eh. Perfetto, abbiamo le 5 dee a più 3. Ok. E adesso anche lago congelato, che è diventato molto simpatico. Ok, compriamo un altro più 3. Mio Dio. Ti stai costruendo... Guarda che qui Pav ha fatto il salto, eh. Che godo. Something. Quanto può arrivare? Fino a più 10? Non te lo dico. Ok. Perché mi avevi detto più 25 le normali, però. Beh, in realtà non te l'ho detto io. Ah no, forse me l'ha detto Fossetti. Guarda, allora, non so se te l'ha detto anche Fossa, ma sicuramente l'ha detto Dario durante la nostra live insieme. Ah, ecco. Io ci ho messo 150 episodi praticamente per scoprire la verità, perché ero con... cioè, praticamente tu dici, beh, il massimo è il più 15, no? Più 10? Cosa? No. Poi scopri che non è così. Vabbè. Però sì, praticamente, allora te lo dico. Sì. Le armi normali sono più 25. Le armi speciali più 10. Questo significa che un'arma... più 5 speciale equivale praticamente a un più 16, un più 14, cioè tantissimo. Più 12, dai, più 12. Allora, voglio raccontarvi un attimo la storia di questa cosa. Ok, comunque, grazie. Questo è il tentativo di Pav. Di avvicinarti a Joel. Bravissimo, di emulare Joel. Ah, guarda. Che bello! E qui proprio Pav dice a Joel di osservarlo, di guardare... che cosa ha imparato cercando di imitarlo, perché Pav guarda sempre Joel con adorazione mentre lotta e sta provando a suo modo. Grazie. Però non consuma mana, non è un problema. Non vedo l'ora. Certo, non vedo l'ora di far evolvere anche Joel, mamma mia, ci saranno dei momenti. Quindi guarda Joel, adesso possiamo sparare insieme. Che bello. Ma adesso devo dirgli di fare attenzione. Watch out there. Ah no, lui lo dice a me. Absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large compared to you, tarnished. Ma guarda. You don't know how hard it is not to break anything while I work. Brave tarnished. Raccontami un po'. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Carian royal family. Their manor lies not far beyond this point. When the Rhea Lucaria Academy turned on the Carians, the knights descended on this tract.
Anche questo. After leveling it, they carried on to the manor. The Carians were taken off guard, but their strength had not waned, and they repelled the knight's onslaught by conjuring an enchanted snare that remains. Lo abbiamo visto. To this day. That is why I say tarnished. No, col cazzo. Don't bro. Go near the manor. Non preoccuparti. Unless you wish to lie with the corpses of the heedless knights of the cuckoo. Però lui è molto gentile. Oh, mi manda Blade? È lui! Il fabbro di cui ti parlava Blade. Merda! È lui! Blade, sì, perdonatemi. Blade actually did that. Did he? Quite a rare occurrence for such a guarded soul as he. Perhaps he sensed something unusual about you. At any rate, if you're friendly with Blythe, I've something else that might suit you. Oh, cosa? Stemma Cariano in filigrana. Rito. Ma fortissimo! Lo copriamo subito! Talismano adornato con lo stemma reale. Bello, tra l'altro, lo stemma. Ragazzi, ma oggi è proprio Godopolis, ma a livello... Questa per me credo sia la migliore live di Elden Ring che abbiamo fatto. Riduce i PA consumati delle dalle abilità. Premio un tempo conferito ai cavalieri cariani alle dirette dipendenze delle principesse del regno. Al plurale, interessante. Ora la principessa è una sola, Ranni, figlia di Rennala. Renna? Che succede? È scappata? L'è smuerta? E se Renna vivesse nella morte? Oh, 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 oh. Sarebbe intrigante rispetto a quello che ha detto di aver fatto. Quello sì. Che ha detto. Che Roger ha detto possa aver fatto. Ma niente, sto soggetto, che schifo. Non niente, ho fatto un test dicendo, mo spacco il culo e... Non è andata come pensavo. Intanto l'ho comprata. Allora, che cosa ho io come talismani al momento? Quello del peso che... Oddio, serve ancora? Potenzia gli attacchi caricati. Lo terrei. Questo qui aumenta il carico. Mi serve ancora? Decisamente. Oddio, potenzia gli effetti, gli attacchi caricati. In teoria se consumo meno abilità... Posso buffarmi più volte. Buffandomi più volte faccio più male di continuo. Ha molto più senso forse. Tu che dici? Con così pochi slot non saprei. È vero anche questo. Vediamo un po'. Essenza. Ma cambia veramente un cazzo però, eh. Sembra cambiare poco, però spezzerei una lancia a favore perché è la classica cosa che se ne usi poi 5, te ne puoi fare altre 4, cioè. Solo che per un buff non ha senso. È più utile per delle combo di abilità speciali in combat e così via. Ti trusto. Comunque grazie di avermi detto di non... Di non usare il leveling, mi sarei perso il godo. Ragazzi, non ve lo vorrei dire, ma ho un'arma più 5. Andiamo al maniero a fare il godo. Al maniero, a luna. Cosa cazzo? Che ti ha detto Iggy? Sì, ho capito, ma non mi aspettavo così subito. Rhea Lucaria perché si è rivoltata? Noi non lo sappiamo. Beh. Probabilmente perché no. Volevano sviluppare delle robe... Non autorizzate da Caria, tipo i manichini, secondo me. Sì, sti cazzi. Io leggo lo stesso. La tomba degli spregevoli schiniere del cuculo, cadute nell'assedio del maniero cariano. Ok, ok, è stato facile. Quindi questo è il Castle Morn di questo... Di questa di questa mappa. Ragazzi, che si fa? Li mandiamo a letto o andiamo avanti? Secondo me tocca il letto stavolta. Perché questo è l'inizio. Male che faccia. Sta laggando, maestro, non la sento bene. Oh no! Non ho capito bene cosa ha detto. Le mani!
Oh, l'hai vista? Mamma mia, che godo, ragazzi, brividini, eh? Anche la musica di sottofondo, questi violini spezzatissimi. I cristalli di scintipietra. Queste mani sono diverse, sono adornate. Lo vedete? Hanno degli anelli. Però sono anche schifosamente purulente. Secondo me sono altre cacate fatte da Kari a questo punto. Già da Aria e Lucaria. Ah sì? E che spell fai con quel ditino? È di gravità quella roba, visto che è viola? Mano gigante. Sì, bro, però io ho del più 5. Adesso lo uso. Baffato. Madonna. Aia, mi sono fatto malissimo. Dai, fatti fare un più 5 nel culo. Eccolo lì, metà vita, si gode. Ah, ah. Questi dovevano essere grossi se con più 5 gli faccio così, eh. Beh, questo è uno dei luoghi in cui non dovresti essere qui, giusto? Giusto, hai ragione. Ma io vado dove mi pare. Fammi provare un po'. Che range ho? Ops, non sono le mani. Il tempo di cast non è breve, eh. Diciamo che non sono i nemici giusti per dare pazienza agli attacchi, ecco. Ah, ma perché sono mani molto più grandi di quelle che ho trovato. Che cazzo mi ha fatto? Decisamente direi che è gravità quella roba. Praticamente mi tiene le braccia ferme. Niente, sì, con questi nemici è impossibile provare sta roba. Però usa un anello, quindi in teoria questa mano riesce a fare la spell solo grazie all'anello, che è un po' come in Dark Souls, permette a quest'entità di castare qualcosa che altrimenti non saprebbe fare. Esatto, gemme sintotiche, insomma. Esatto, esatto. Oh, droppa pietra funera. Buono. Ora ci fermiamo, ragazzi, ora, non vi preoccupate. Dai, l'ultima mano. Che spacca cazzo. Oh. Crepa. Pieno di queste mani, ma non sono per niente sicuro che fossero qui all'inizio. È come se fossero state tagliate da un corpo pieno di mani. C'è anche una cenere di guerra nei dintorni. La sento, ma non la vedo. Ci sto forse avvicinando? Eccola! No, è una spell, mi sa! Yes, pungolo cariano. Lo leggeremo? Mi sa la prossima volta, però voglio uccidere questa mano. Ragazzi, avete visto quanto gli ho fatto? Merda, ma l'hai bisciotto così! Wow! Raga, l'hai bisciotto. Come si fa a smettere di giocare a questo gioco, ragazzi? Come si fa? Cavolo, specialmente perché domenica sono a Carrara. Già, è vero, noi domenica... No! No, bro, non la tutto, te la pago io la fiera. Quanto ti paga la fiera? Ti do di più. No!
Madonna, quanto ti capisco, sei bellissimo. No, no, no. Allora, adesso parliamo con il management. Mi dici quanto ti dà Carrara e io offro di più. No, 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 no. Cioè, scusami, mi stai dicendo che si va avanti tra una settimana? Capito? No, io ti faccio, o ti faccio causa o ti pago. Ti prego, ti pago. Guarda, è un cliffhanger perfetto. Però settimana prossima bisogna veramente... Cioè, se settimana prossima si riuscirà ad avere, ti prometto, dialoghi dello stesso valore di oggi. Fa male. I know. Allora, fa male al cazzo e bisogna capire un attimo come fare, nel senso che magari l'anticipiamo. Quando torni? Ah, beh, sì, è vero, possiamo anticiparla. Quando torni? Lunedì? Eh sì. Organizziamoci. No, no, per forza. No, no, ragazzi, cioè, Ranni ha organizzato il complotto. Siamo qui nel maniero, le mani, l'anelli, le madonne. Una settimana? No, no, signore, e... no, 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 no. Ti capisco appieno. Ci sto. Ragazzi, lunedì. È stato incredibile. È stata veramente bello. Una bella live. Bella. Veramente bello. Ciao. Maestro. Faremo una grande introduzione la prossima volta. Non vedo l'ora. E faremo del gran gameplay. E del gran lore. Del gran tutto. Bene. Che bello. Che bello. Maestro, grazie mille per essere stato con me. Grazie mille per queste 3 ore e 40 di godo puro. Stupendo, stupendo. Grazie mille. Allora, raidiamo... non vedo l'ora, è stata veramente una diretta stupenda. Ah, io sai chi raidiamo se non c'è Diego? Credo, non lo so, vediamo. Se non c'è Diego. Ora controllo, in teoria è il venerdì. E non è venerdì. Ah, è vero, è giovedì. Dimmi, dimmi, dimmi. Raidiamo Loci. Oh, certo, certo. Loci, ma... del Poggen. Prima raid a me. Ok, va bene. Diciamo che ti posso anticipare, non è un segreto che tu non devi sapere, si sta preparando la prossima challenge di Bandai. Ah, qui a Liurnia, giusto. Esatto, e quindi faccio uno sneak peek ai ragazzi per verificare se l'idea è corretta, se vedo che è troppo folle. Va bene, la cambio. Raido te allora, carissimo, e poi andate dal buon Loci e... Ma certo, ma certo. Assolutamente, sarà un piacere. Aspetta, l'ho fatto troppo presto. Ok, grazie mille, maestro. Grazie. Grazie a te, è stato bellissimo. Alla prossima. Ciao, buonanotte. Ciao. Ragazzi, che live, cazzo. Che cazzo di live. Tanta roba. Signori, mentre parlo, Chiara sta finendo il video dei Sinoiani che andrà in onda domani pomeriggio. Sarà un gran bel video, si parlerà di satanismo e Pokémon, stavolta per davvero. C'è un collegamento tra satanismo e Pokémon, o meglio, tra gnosticismo e Pokémon e... alcuni filoni che poi hanno portato anche a dei satanismi moderni. Si parlerà del vero corpo del Dio dalle mille mani. Vero corpo del Dio dalle mille mani. Di multiverso. Del perché ci sia una statua con Giratina nella piazza centrale di Memor Day. La città sacra nella quale si sarebbe dovuto ricordare il padre. E non di certo il figlio collerico, furente e maligno. Non vedo l'ora. Sarà un bellissimo video. Sarà un bellissimo video. Ci vediamo domani con quello e con il LinkedIn. Andate da Mike e poi andate da Loci. Ditegli che vi mando io. Buonanotte. Sogni d'oro, ci vediamo domani. Ciao ragazzi.